possibile che ancora tu non abbia capito come stanno le cose? Quante volte devo ripetertelo? I won't be long. They'll be happy to know that is you. Io voglio tornare a casa. Perché non mi lasciate tornare a casa? Mio caro, cerca di capire. Hai avuto un incidente. Sei morto. Benvenuto negli inferi. No, no, no! No, no, non può essere vero. Io non voglio stare qui. Stai tranquillo, non c'è bisogno di agitarsi. Adesso sei nella necropoli di Milano, una delle città dei morti. No! E su, non fare quella faccia. Lo sai? Sei stato molto fortunato ad essere stato trovato e portato qui. Non tutti hanno avuto la stessa fortuna. ma sì, alla fine anche tu riuscirai a trovare la tua felicità. Beh, nonostante i problemi, si intende. Che vuoi dire? Beh, per iniziare. E poi? Cosa? Ma è terribile! E non ti ho ancora detto il resto? Quale resto? No, io non voglio rimanere qui. Io me ne voglio tornare a casa. La terra delle ombre, questa è la tua casa. Su, forza, vieni, che ti porto dalla legione. Oh, dimenticavo. Non dare troppo retta alla tua ombra. Dai, provaci. Voglio vedere se ci riesci. Siamo live. Siamo live. Siamo live, grazie Emiliano che ci ha salvato. Ci ha salvato le chiappe. E Salvatore, okay. Ciao a tutti e a tutte. Ti ciao. Sentiamo noi, Emi. Sei nel nostro cuoricino. Grazie che ci hai salvato. Adesso. Ok. Ciao a tutti, benvenuti. Scusate il ritardo, purtroppo il mio computer ha deciso di fare il birbante. Ho aggiornato OBS e i driver hanno detto fottiti. Quindi siamo in ritardo per quello, ragazzi, solo perché volevamo fare le cose fatte bene. Benvenuti a tutti quanti, quelli che sono in chat. Benvenuti, buonasera e buona cena, come direbbe il buon vecchio Jack. E benvenuta Sara, che è qui per la nostra rubrica sul mondo di Tenebra, e ovviamente benvenuto anche a Ru, che è il nostro ospite per questa sera. Benvenuto, Ru. Grazie, benvenuto. Grazie mille per avermi invitato. Ma niente, è un piacere averti qui con noi. Allora, ragazzi, chi c'è in chat? C'è Aster, sono riuscito ad arrivare in tempo. Sì, perché siamo in ritardo. È tempissimo. Il tempissimo, perché siamo in ritardo di 20 minuti. Vabbè, raga, cioè... ci Luca, grazie per questa risata, è stata bellissima. Che devo fare? si ride per non piangere, ragazzi, quindi vabbè, esatto. Ce la faremo andare bene. Allora, finché il buon Emiliano lavora dietro le quinte per salvarci le chiappe, noi cominciamo a intanto... vabbè, abbiamo già salutato la chat. Di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi, certo, ma volevo anche lasciare un attimo di spazio a Ru per parlare della sua associazione un attimo, così poi ne riparleremo alla fine e poi cominciamo a introdurre gli argomenti uno alla volta.
Beh, allora, non sono il primo ospite, mi hanno già anticipato altri miei collaboratori. Sì, faccio parte di Eternanox, un'associazione che lavora live su Milano, una delle associazioni più affermate sul mondo di Tenebra. Infatti siamo una delle poche che riesce a trattare un gran numero comunque di ambientazioni legate al WoD. Sia per vampiri che per changeling e werewolf, noi siamo gli ultimi a esserci aggregati come Braith, quindi il tema fantasmi che si aggiunge comunque alla collezione del mondo di Tenebra di Eterna. Ma poi ne parliamo poi più approfonditamente. Sì, vai tranquillo. Intanto io saluto Orso Mannaro, saluto Steno, saluto tutti i ragazzi che sono venuti a vedere questa live su questo gioco che è, un po' riprendendo le parole di Ru, non secondo me, non c'è un buon motivo, però è un pochino il fanalino di coda dei giochi del mondo di Tenebra, della White Wolf, ma io me ne sono già abbastanza, come dire, innamorato di questo del poco che ho sentito, perché c'ha le premesse per essere un gran gioco a livello proprio di introspezione, che tutti i giochi del mondo di Tenebra giocano sull'introspezione e sul dualismo, ma questo è proprio, secondo me, se uno ci va a scavare dentro ne esce traumatizzato. Sì, esatto, sono d'accordo con Luca. Io ho conosciuto Ru chiaramente prima di essere live stasera. Da quello che ha raccontato a me Luca, io sono già super in hype per saperne di più, ed è incredibile come in apparenza, chiaramente, perché io lo conosco veramente poco come gioco, abbia delle premesse incredibili. E quindi io mi chiedo perché è così poco famoso rispetto a, diciamo, come sempre, vampiri, che sta molto che... simpatico come gioco, come lo dico prima io. Dissing, questa sera comincia il dissing. Continua. Si fa sempre il parallelismo con vampiri perché è più famoso, ma tutte le ambientazioni del WoD sono molto forti. Wraith sfortunatamente è uscito comunque un po' sempre come fanalino di coda, e tenete conto che non ha mai funzionato in America, quindi il problema è stato questo. L'anno di uscita comunque della prima edizione è stato il 1994, quindi teniamo conto questo. In America non è andato, quindi non partendo in America, come molte cose, poi ovviamente la distribuzione decade, quindi in Italia non è mai arrivato. Stata poi, ecco, un piccolo regalo, una piccola chicca che vi faccio vedere qui in anteprima, grazie la seconda edizione del 96, che ce l'ho in mano grazie a uno dei nostri. È piccolissima, non è molto grande. La seconda edizione è sempre in inglese, è stato un regalo che ci ha fatto uno dei nostri giocatori, è stato uno dei fondatori di Eternanox, che è Ivan, che lo saluto. Ciao Ivan. Un grandissimo regalo, ed è uno dei nostri più amati giocatori, perché ha sempre amato questa ambientazione e l'ha sempre voluta portare anche nel gioco comunque live di ruolo. Ma è molto difficile da portare, poi ne parleremo su quello che è l'ambiente proprio di Wraith, perché è molto difficile, è più complesso rispetto agli altri. Però teniamo conto che questa è la seconda edizione, è dal 96, poi basta, stop. Sono stati altri volumi, altre piccole uscite, fino al 2018, dove poi è uscita la ventesima. E quindi la ventesima è la più conosciuta, ma è quella che ha stravolto praticamente tutto. Noi come Eternanox ci affidiamo più alla ventesima che alla prima o la seconda edizione, perché cambia veramente tantissimo, come anche metodo di gioco. Certo, ma poi facciamo subito un disclaimer, perché Wraith, non essendo mai stato ufficialmente tradotto in italiano, noi questa sera useremo termini italiani, però sono i termini che Eternanox ha adottato per sé, quindi prendete le cose con le pinze, non prendete i forconi e le torce, stiamo semplicemente appoggiandoci a quello che Eternanox usa in gioco, e comunque è un modo... come un altro per descrivere delle parole che in inglese suonano tanto carine, poi le traduci in italiano ed escono, cioè, nel senso, tante parole hanno dei parallelismi con gli altri giochi, e in inglese se vai a tradurre dici, ma è la stessa roba di Werewolf, è la stessa roba di Changeling, quindi
usiamo i termini di Eternanox solo per quello, se volete il manuale lo dovete comprare, raga. Cioè, quello è il discorso. Poi, tipo, ci possiamo anche fidare di questo loro glossario, perché sono persone appassionate, giocano tantissimo, quindi conoscono sia abbastanza bene il gioco, ma l'hanno giocato. Quindi io personalmente mi fido al 100% di questo glossario, però ovviamente se ci giocherò userò anche il vostro, perché sinceramente potrebbe essere anche uno strumento, secondo me, per chi non ha mai letto il gioco. Ma sì, diciamo che la traduzione è a cura di uno dei nostri master del lato Wraith, che è Marco, che lavora con noi sempre dal punto di vista comunque di storia, di traduzione, e devo ammettere che ha fatto un lavoro veramente eccelso. Ovviamente la traduzione, quindi vi prego, non massacratemi, perché comunque è una reinterpretazione. In verità abbiamo modificato alcune cose sull'aspetto proprio anche dell'ambientazione, per renderlo possibile a portarlo live, perché sennò, certo, non era possibile. Ma anche perché passare da un gioco di ruolo da tavolo in un LARP sono metodi, sia nel modo di vedere il manuale che anche nel modo di comunicare il gioco, che è totalmente differente, quindi approvo assolutamente. Eh sì, infatti noi abbiamo i nostri manuali. Eccolo, che bello. Che figo. Abbiamo i nostri manuali, ovviamente, che sono quelli dell'associazione di Eternanox, che utilizziamo questi per usare il MET, quindi il nostro metodo di gioco. Alla faccia, però, sono bellissimi. Eh sì, una buona cura anche noi del prodotto, ovviamente. Quello che c'è dentro ovviamente rimane a cura solo del MET, cioè non è solo Eternanox. Magari speriamo che, incrociando le dita, allora sembra che forse la 20ª edizione arrivi in italiano, non si sa. Speriamo. Però nel caso non arrivi, rompiamo le scatole, magari lo facciamo noi. Ecco, bravo. Ecco, interessante. Quindi abbiamo, diciamo, rotto un po' il ghiaccio su questo gioco un po' sconosciuto, un po' oscuro, perché la scorsa volta abbiamo parlato di Maghi, di Mage, che comunque non è uno dei giochi più conosciuti, però quando ne parli parte subito l'hype, oddio, eccetera eccetera. Ma qui stiamo parlando di un gioco nel quale si interpreta un personaggio che è morto. Infatti ci si chiede, quando il personaggio muore, che cosa devo fare? Quindi, partendo da questa domanda un po' sciocca, che può essere comunque declinata su tutti i giochi del mondo di Tenebra, parliamo un po' della storia di Wraith, ovvero non della storia editoriale, ma proprio della storia dell'ambientazione, se ci puoi dare qualche bits di informations. Guarda, mi attacco proprio alla tua domanda, cioè che fanno i fantasmi? La tipica domanda che anche molti nostri giocatori hanno fatto, cioè quando abbiamo portato Wraith al tavolo di Eternanox, ovviamente la prima domanda, proprio perché è poco conosciuto Wraith, è: ma che fanno i fantasmi? Che fanno gli altri? Ecco. È una seconda vita, nel senso che Wraith, come hai detto anche tu Luca prima, è emozione. I fantasmi si autoalimentano con emozioni, provano emozioni, ma perché Wraith è forse, anzi tolgo il forse, è l'unico gioco del mondo di Tenebra che l'umanità è ai livelli veramente altissimi, nel senso che sei appena morto, è vero, non sei più un essere umano, ma sei ancora tu. Quindi hai le tue memorie, hai le tue passioni, hai i tuoi affari incompiuti, e quindi in verità sei sempre un umano, ma con poteri. Quindi in un mondo totalmente nuovo, quindi a differenza delle altre magari narrazioni dove hai qualcosa di estremamente sovrannaturale, come una trasformazione di licantropo o una mutazione di changeling con la crisalide, o vieni mutato in un vampiro, quindi in un essere vero immortale che combatte contro la bestia eccetera, anche qui abbiamo una simulazione, ma il vampiro va verso quasi un'alienazione, un atto quasi di solitudine, di ricerca interiore, quasi di separazione dallo stesso mondo. E invece Wraith è il contrario, perché è un essere umano che si ritrova in un nuovo luogo, l'Underworld, dove praticamente non c'è nulla se non altri come lui, quindi si crea una società, ed è così in verità. L'inizio di Wraith, teniamo conto che in origine
parla di preistoria, comunque in origine il velo, quello che noi conosciamo come sudario, che separa il mondo dei vivi dai morti, non esisteva, non c'era. Quindi in verità quelli che erano i grandi sciamani che tramite i rituali potevano permettere di entrare in comunione con gli spiriti è perché gli spiriti convivevano con gli umani, solo che non venivano ovviamente visti. Ma quando si è destato l'Oblivion, quindi la forza entropica distruttrice di tutto, dove tutto tornerà, allora si è alzato il sudario. Non si sa bene quando, però da allora sono accaduti molti eventi che vengono scandagliati con i Maelstrom. I Maelstrom sono delle tempeste terribili, gigantesche, generate dall'emotività di cosa? Degli umani. Quindi si può dire che ancora una volta il mondo delle Shadowland, quindi il mondo quello dove vivono i Wraith rispetto alle Skinlands, dove invece abitano i mortali, i viventi, in verità è causa degli umani che si scatenano queste tempeste. Quindi eventi catastrofici giganteschi vanno a distruggere, a modificare l'impianto oltre nelle Shadowland, quindi oltre al velo. E sono stati contati 5 grandi Maelstrom. Quindi si parla proprio, un'altra cosa interessante, che Wraith è molto storia. Cioè è una cosa molto bella, cioè i personaggi che muoiono effettivamente nella vita reale, anche noi ci siamo permessi di portare in scena anche un Amy Winehouse, personaggi storici veramente esistiti, in base a come sono morti li abbiamo infilati in una legione e riportati all'interno del gioco. E questa è una delle cose più affascinanti, perché puoi veramente tirare, fare dei parallelismi col mondo reale nostro, quindi il 2022, con invece il gioco effettivo che prende altri rami. E qui, per ritornare nella storia, la figura più importante, anzi le tre più importanti, in apice, all'alto, c'è questa figura molto misteriosa che è The Lady of Fate, la signora del destino. Questo personaggio molto contorto che tutti amano, odiano e vogliono capire chi è, perché è un personaggio estremamente misterioso, la signora del destino, una delle profetesse più potenti, e infatti è stata lei a predire tutto ciò che avverrà, quindi l'arrivo di Caronte. Quindi se torniamo ancora nella storia, questo significa il periodo miceneo, quindi siamo, tenete conto, 1400-1200 avanti Cristo, e da lì lei ha predetto l'arrivo di Nudril, che è il primo forgiatore. E cos'è la forgiatura? Quello che i nostri giocatori amano è che ogni stupidata che il nostro giocatore fa rischia di andare alle forge, ovvero essere martellato e trasformato in un oggetto. Perché è così. È così, perché oltre... Vai, vai. No, sono tranquillo, non ho detto. Sentiamo dall'audio di Luca delle volte le nostre voci. Perché oltre al velo non esiste nulla, cioè non c'è acqua, non c'è pietra, quello che è stato costruito è comunque sempre ectoplasma, o un ricordo di ciò che era in vita. Quindi i palazzi che noi vediamo sono residui di memorie che riappaiono una volta distrutte oltre al velo. Ma devono essere... possono manipolare quindi queste cose. Esatto, ci sono dei fantasmi specializzati proprio alla scomposizione, alla ricostruzione. Perché dovete pensare che Wraith non è qualcosa di così alieno, cioè puoi essere tranquillamente un falegname che muore e oltre al velo va avanti a fare il falegname, perché continua a lavorare e produrre, costruire. Beh, allora ti fermo un attimo, perché ho una domanda, cioè che secondo me potrebbe avere chiunque in questo momento. Quindi che cosa sono queste entità? Cioè di cosa sono fatte? E qua mi viene subito la domanda delle domande, la differenza tra un fantasma e uno spettro a questo punto. Perché se è una cosa che si può manipolare, effettivamente che rapporto ha con il piano materiale? Cioè fa parte del piano materiale, da quello che ho capito. E quindi come si può descrivere in parole povere questa cosa, questa creatura? Una parola sola, ectoplasma. Cioè, la parola ectoplasma è proprio la materia. Pensate che quando un essere umano muore,
impiega dei mesi per ritornare, per riapparire oltre nelle Shadowland, quindi nel Regno dei Morti, e finisce dentro una membrana, come un bozzolo, no? Dove ormai il fantasma, piano piano, col suo ectoplasma, si ricostruisce. E cosa diventa? Non è che per forza un umano morto in vecchiaia deve ritornare come un anziano, semplicemente riappare come lui si vede. Quindi magari se si vede anche più giovane, si vede in un'altra maniera. Questo l'ectoplasma è la manifestazione della psiche, perché un fantasma è formato principalmente da due cose. L'ectoplasma è ciò che è la materia, lo forma, e quello che è la mente è la sua psiche. Quindi se la psiche in vita... La tipica frase che noi diciamo tutti i giorni, io non mi percepisco l'età che ho, no? Metti caso questa domanda, no? Io mi vedo, mi percepisco che ho ancora 16 anni. Se è così, quando è così, in verità, una volta morto, potrebbe anche essere che se tu continui a pensare quello, il tuo ectoplasma si plasma e ti mostra di quell'età. Quindi... Okay. Non è facile. Però così sembra che quello che abbiamo nella nostra mente, nella psiche, sia molto più importante effettivamente di quello poi che siamo carnalmente. Alla fine è solo materia, cioè la psiche è la vera potenza in Wraith, è quella che permette poi di provare le emozioni, anche perché l'ectoplasma alla fine, tramite anche i poteri che poi vedremo più avanti, può essere modellato, e anche con quello che vi ho detto prima, essendo che tutto è fatto di ectoplasma, può essere manipolato e modificato. Super. Quindi in verità è uno strumento ai fini della psiche. Bellissimo. Mi viene in mente il parallelismo con il glamour dei changeling, cioè il glamour è l'energia del sogno, e è tutto quello che vedi nel sogno è glamour, che però può essere a forma di drago, come a forma di albero, eccetera, e solo che sono concettualmente diversi, però per fare un parallelismo è quello, oppure lo spirito dei licantropi che sono in umbra, tutto è spirito, però potrebbe essere lo spirito di una roccia, lo spirito di un albero, lo spirito dell'erba, questa cosa qua. Sì, per fortuna il mondo di... ci sta. Sì, tieni conto che comunque il mondo di tenebra ripresenta un format su tutti, quindi stai sicuro che, sebbene non è che spiegano tutto, devi anche andare lì per ragionamenti. Quindi, però... Per fortuna, essendo che utilizzano una funzione standard, quindi come hai detto prima Luca, questo dualismo lo vedremo tra poco con l'ombra, quindi c'è sempre un dualismo, quindi come in Changeling il mondo del sogno, il dreaming, è formato comunque dalla materia, comunque del glamour, anche qui abbiamo l'ectoplasma effettivo, anche se c'è un piccolo dettaglio in più che sono le reliquie. Ma poi questo ne parliamo più avanti, perché ci sono le reliquie e artefatti, perché sono qualcosa di leggermente uno step superiore, quindi in verità esiste qualcosa al di là dell'ectoplasma, oltre al velo. Oh, interessante. E allora ti riporto alla domanda, la differenza tra i fantasmi e gli spettri. Allora, qui è il grande domandone, perché in molti manuali ancora oggi alcuni sbagliano, nel senso che loro definiscono spettri anche i fantasmi. No, gli spettri sono uno dei filoni dei nemici comunque da sconfiggere nel mondo di Wraith. Tenete conto che un fantasma, quando viene corrotto, quindi portata la sua angoscia, quindi tutte le emozioni negative lo nutrono fino a raggiungere un livello, poi questo ne parliamo più avanti, troppo elevato, muta. Quindi muta e si trasforma in quello che, con vari step, diventa poi uno spettro. Quindi nei fin dei conti il fantasma e lo spettro sono due cose molto diverse. È vero che sono sempre fatti di ectoplasma, ma mentre nel fantasma è la psiche a guidare questa macchina, che è il suo corpo, nello spettro invece è l'ombra. E quindi che cos'è l'ombra? L'ombra è una vocina che abbiamo qui dentro la nostra testa, dietro l'orecchio, che ci sussurra le peggio cose.
Però anche qui è sempre stato spiegato molto male, nel senso, l'ombra si è destata con il risveglio dell'Oblivion. L'Oblivion c'è sempre stato, però era dormiente. Quando si è svegliato, anche i fantasmi inconsapevolmente si sono ritrovati quest'ombra, quindi un doppio, quindi si può parlare sempre con parallelismi, quasi la bestia, quindi dei vampiri. Come in Changeling abbiamo i nightmare, i loro incubi peggiori, quindi altre situazioni in cui abbiamo sempre questo dualismo che ritorna, e qui ritorna proprio con l'ombra. Ma l'ombra siamo noi stessi, cioè ritorniamo ancora sul solito discorso che Wraith è molto legato all'umanità, è veramente legato a questo, cioè ogni giorno noi stessi, adesso parliamo proprio noi come persone, combattiamo contro i nostri demoni interiori. Abbiamo tutti una voce nella nostra testa che ci dice che non sei abbastanza bravo, che non sei abbastanza forte, che questi obiettivi non li raggiungi. Abbiamo voci che ci abbassano, distruggono la nostra autostima. E quindi questo è stato riportato e gli è stato dato un corpo, quindi un'ombra. E questa ti sussurra. Ma sei tu. Sei sempre tu, quindi molto spesso si fa questo errore, no? Ah, l'ombra è qualcosa di esterno, non mi appartiene, non l'ascolto. No, l'ombra sei tu, hai degli obiettivi, segui i tuoi stessi obiettivi. Mettiamo caso tu nel tuo gioco stai ruolando, hai assolutamente bisogno di ingannare una persona per entrare o rubare un libro, eccetera, tiri dadi, malissimo, è andata male. L'ombra ti può aiutare. Perché l'ombra ha poteri suoi, ha scopi suoi, ma voi due, sì che ombra, state andando sulla stessa direzione, quindi non è che prendete due direzioni diverse, sono i modi, i fini, mentre la psiche è più tranquilla e quindi magari preferisce parlare, l'ombra gli tira un bel cazzotto in faccia e si prende il libro senza tante manfrine. Ok. La parte anche forse anche più istintiva dell'essere umano, mi viene in mente un po' il conscio e il subconscio di Freud in questo momento, cioè mi sembra veramente è giocare il conflitto interiore dell'essere umano e quindi anche delle parti che magari non conosceva, perché tu hai detto l'ombra magari vuole andare dove vuoi andare tu, chiaramente io voglio prendere questo accendino, lo vuole anche l'ombra, però ci vuole arrivare in un altro modo, magari io non conosco neanche quel modo per arrivarci, ma ci arrivo grazie magari a un altro modo che è la prima volta che lo vedo. Quindi l'ombra possiamo dire che è il tuo aspetto più basso nel raggiungere gli scopi, e allo stesso tempo è anche il tuo self-saboteur, cioè il tuo autosabotatore. Ma in questo senso autosabotatore dal punto di vista del migliorare se stessi, mi verrebbe da dire a questo punto. Allora, tutto quello che potrebbe si aprono 300.000 strade, perché effettivamente riprendo anche le tue parole, sì, è quasi psicologia qui, perché sì. Cioè, la maniera giusta è quella che ognuno vede, nel senso che l'ombra, per l'ombra, è giusta la sua versione dei fatti, e tu psiche la vedi in maniera diversa, per te è negativa. È come in questo momento, se noi iniziamo a parlare su un argomento che differiamo, chi ha ragione? Non si sa. Anche perché molte filosofie dicono che alla fine tutto si distrugge per poi ricostruirsi, quindi tutto torna all'Oblivion. Comunque perirai, è un tuo percorso per poi magari rinascere, ritornare. Quindi magari ha ragione l'ombra, che tu devi essere portato a prendere una strada diversa per poi scendere nell'Oblivion, essere distrutto, perché questa è la vita, questo è il ciclo della vita: nascita come essere umano e distruzione come fantasma. Ma si ha consapevolezza di questo conflitto nel gioco effettivo? Assolutamente sì, infatti questa è la più grande scissione che abbiamo fatto qui in Eterna Nox, perché da manuale ovviamente del gioco di ruolo la prima più grande differenza è che l'ombra la fa un altro giocatore. Quindi che figata! Che era una cosa che volevo. Che era una cosa che volevo tirar fuori. Eh sì, perché questo in verità ha dei pro e dei contro, nel senso che i pro è che comunque nel gioco da tavolo, quando tocca agli altri e magari accadono scene di 20 minuti dove sei lì come ah, è bellissima questa scena, ma io comunque sono dall'altra parte della città, chissà quando toccherà a me, ti dirà, cioè ti dice vivo da spettatore anche per gli altri. Invece in Wraith
hai modo di essere sempre attivo al 100%, perché tu, incarnando l'ombra degli altri giocatori, sei sempre attivo, quindi anche tu stai vivendo quella scena, però dormiente, e se accade qualcosa dove ti è permesso insinuarti e parlare con il giocatore di turno e portarlo dalla tua parte, quindi un pochino corromperlo, questo ti permette di essere effettivamente sempre al 100% legato al gioco. E questa è una cosa, è un punto positivo. Il punto negativo, che è un po' tornato su quella che è l'idea dell'ombra in generale, cioè l'ombra è cattiva, non dobbiamo ascoltarla, eccetera, è che il background lo conosce il giocatore. L'altro che gioca al tavolo semplicemente rema contro, cioè fa il suo gioco, non il gioco di chi è in quel caso il protagonista della scena. Quindi può essere che non conosce tutte le sfumature di quel personaggio, non conosce che cosa ci ha lavorato, cosa ha fatto dietro, no? E quindi ovviamente chi è di turno dice no, non ti ascolto perché tu vuoi solo darmi contro. Okay. Sì, non è un sabotaggio coerente con il personaggio, perché il personaggio è stato costruito da un altro. Perciò esatto. Se si volesse usare questa meccanica del passare la palla all'altro perché l'altro interpreta la tua ombra, intanto c'è bisogno di giocatori di uno alto livello e due molto seri, perché richiede una certa maturità, appunto, non fare lo sgambetto perché puoi farlo, ma proprio perché cosa porta? Cioè, crea gioco capo primo ed è una storia interessante da vedere capo secondo. E appunto bisognerebbe proprio mettersi giù a tavolino e dire: ok, io sono la tua ombra, tu, ipotizziamo un gruppo da quattro, io sono la tua ombra, tu sei la mia, creiamo il personaggio e vediamo come può funzionare l'ombra. Cioè, questo io come narratore, come psicopatico che non sono altro, quando devo creare i personaggi e le cronache, io farei così, li metterei lì, tu studia lui, lui studia te. Sono d'accordo, anch'io farei così. Tenete conto, altrimenti si perde un po', secondo me, anche, no? Allora, tenete conto che il filone del personaggio viene condiviso, nel senso, come elementi principali della scheda. Poi in verità il giocatore e l'ombra hanno due schede separate, quindi se io gioco l'ombra di qualcun altro ho la mia scheda con i parametri che condividiamo, però il background viene modificato, nel senso che l'ombra ha i suoi obiettivi, ha i suoi poteri, ha le sue influenze, eccetera. Cioè sono quasi una doppia scheda effettivamente, perché l'ombra farà poi un suo gioco e quindi sì, quindi ritorna alla maturità del giocatore riuscire a giocare per la storia e non molto per i propri obiettivi. E quindi noi in live abbiamo modificato questo, nel senso che gli unici a sapere tutti i background siamo noi master, e quindi noi stessi master, con il tipico simbolo che ritorna anche da manuale, che è il pugno levato in alto, e quando noi entriamo in gioco come ombra, quindi sussurriamo all'orecchio dei nostri giocatori, perché effettivamente anche questa cosa ritorna. L'ombra gli altri non l'ascoltano, non la sentono, quindi è una voce nella tua testa, motivo per cui noi andiamo a sussurrare. E quando il giocatore per sbaglio non fa il pugno ma risponde, in questo caso sta rispondendo verbalmente, quindi non è una comunicazione telepatica, ho capito. Madonna. Quindi, e quando tu parli come l'ombra, il giocatore in quel momento è fisso, non so, in un angolo, perché sta parlando con l'ombra, e quindi non puoi dire: no, ma io stavo facendo quell'azione. No, se tu parli con l'ombra e decidi di interagire, una buona soluzione è camminare in giro per non destare sospetti, però molto spesso succede che per la concentrazione ci si blocca un attimo lì a dire: cosa mi hai detto? E quindi è una situazione anche abbastanza carina in live, dove gli altri ti guardano dicendo: anche perché... Ma che stai facendo? Anche perché l'ombra è un tabù, nel senso, i fantasmi tutti sanno che c'è l'ombra, ma non se ne deve parlare, perché è come un tasto dolente. Quindi esiste l'ombra? Ok. No, non se ne parla. Beh, comunque direi che avete trovato un buon sistema per, come si dice, tradurre quello che si fa al tavolo in live, che non è affatto facile. Quindi non mi ricordo se siamo poi alla fine arrivati al
cos'è lo spettro in sé. Quindi lo spettro è quest'ombra, quando ti porta a un livello di corruzione così alta, da manuale poi è sempre 10 palline di corruzione che si dividono tra permanenti e temporanei, temporanei e permanenti, comunque il contrario, quando si arriva a 10 di temporanei si prende un permanente, e quindi ai 10 dei permanenti il personaggio ottiene una catarsi. La catarsi la ottieni anche a ogni 10 di temporaneo, quindi tu arrivi a 10, hai una catarsi, in quella scena prende il controllo l'ombra, gestirà lei come vuole, quindi la psiche diventa l'opposto, quindi gli sussurra no, non farlo, oddio, e poi finita la scena ritorna la psiche e potrebbe anche essere che la psiche non ricorda anche niente di che cosa ha fatto l'ombra. Quindi tu come personaggio, ad esempio quando avvengono anche in live delle catarsi, abbiamo i nostri pizzini oppure sussurriamo l'orecchio, che cosa? L'obiettivo che deve fare il giocatore stesso. E la psiche potrebbe non saperlo, quindi potrebbe distruggere un oggetto importantissimo, potrebbe accoltellare un altro personaggio, potrebbe fare cose orribili, poi quando torna la psiche magari si ritrova in prigione e dice oh, cosa? Ma come? È sempre più psicologico in realtà questo gioco, quasi psicoanalitico praticamente. C'è anche il concetto del trauma, no? Che può scatenare l'ombra, è molto interessante. Cioè mi viene in mente proprio il caso, anche un tic, ok, l'aggressione, quindi lì già è una cosa un po' molto forte anche da giocare, aggredire qualcuno, spaccare qualcosa, ma questo trauma, lo chiamo adesso così perché non conosco i termini tecnici, può anche rimanerti come tratto per sempre? Allora, no, perché lì parliamo di alienazioni, e le alienazioni si prendono con un'altra meccanica, ma in verità nulla ti vieta che lo stato di angoscia, ecco, si parla di angoscia, l'ombra dà punti angoscia, quindi quanto dentro di te ti senti sempre più angosciato, arrivando al 10° livello ottieni la catarsi. Può essere che quando tu accumuli tanta angoscia permanente, anche al 5-6 di punti, cominci a subire, sì, delle piccole alienazioni che possono essere sempre paranoico, sentire rumori, essere agitato, quindi una situazione, ma quello sta anche molto nel chi recita la parte, di come vuole giocarsela. E quindi si ritorna sempre su quanto vuoi immedesimarti, perché come hai detto tu non è solo psicologico, ma noi siamo il filone che ci piace un po' l'horror, a me, Marco e Federica ci piace terribilmente, quindi noi cerchiamo tra luci, suoni, ricreare una scena veramente dark e angosciante per permettere proprio anche ai giocatori di immedesimarsi e vivere quel momento con l'ansia. Ansia, esatto. Comunque siamo nel mondo di Tenebra, quindi è giusto così. Esatto. Quindi quando poi alla fine ottieni 10 punti fissi permanenti di angoscia, c'è la catarsi, però questa volta è per sempre, diciamo. Allora, a quel punto il fantasma diventa uno spettro. Anche qui si apre un filone a parte, che è proprio un lato a parte degli spettri. E prima di diventare uno spettro si diventa doppelganger. Il doppelganger è uno spettro, cioè è l'ultima ruota del carro degli spettri. Cioè, semplicemente sei sempre un fantasma, ma la psiche si è switchata perennemente. Quindi cosa succede? Che la psiche deve tentare, prima del punto di non ritorno, di cercare di far il contrario, quindi la psiche fa il gioco dell'ombra, quindi cercare di riabbassare il livello di angoscia e permettere di riprendere il comando. Se entro questo lasso di tempo lo spettro, quindi il doppelganger, riesce a fare azioni terribili legate all'oblivion, come il togliere la vita a qualcuno, compiere gesti nefandi, deturpare qualcosa di molto importante, religioso o non, comunque gesti veramente eclatanti che portano anche nel mondo degli umani, che quelli dei fantasmi, distruzione, allora in quel caso inizia
il suo percorso come spettro, quindi non diventa più doppelganger, la distruzione della psiche è permanente, quindi non riavrà la sua voce nella testa e da quell'ora diventa un pupazzo nelle mani dell'Oblivion, perché gli spettri alla fine sono volontà legati a un filo unico conduttore all'Oblivion, quindi l'Oblivion dice distruggete, portate la corruzione in tutto il mondo, tutto deve tornare a me, quindi loro opereranno, lo faranno con i loro metodi. Ce ne sono tanti. Ma immagino, perché Madonna. A me vengono in mente per esempio i danzatori della Spirale Nera, cioè proprio questa specie, questo tema del corrotto che ritorna per servire il nemico. Ma quindi il labirinto e l'Oblivion che cosa sono? Intanto dove si trovano? Ah, che allora, un altro punto molto difficile perché questi manuali non lo spiegano bene. Allora, parliamo degli strati, come hai detto tu, perché il labirinto è uno dei tanti strati. Gli strati coesistono sempre, e ritorniamo in uno dei punti focali del WoD. Faccio un parallelismo con Werewolf, con anche Changeling, che ci viene un pochino più facile. Nel senso, i fatati lo vivono al contrario. Dico Changeling perché dato che l'avete già affrontato è più facile fare parallelismo. L'umano ottiene fa crisalide, quindi coesiste con la sua fata, con la sua forma fatata, si gioca ovviamente il lato fatato che avendo la doppia vista permette di vedere quello che è il sogno, il dreaming attorno a sé. Quindi se ci sono in questo momento una chimera che mi sta fluttuando davanti alla faccia, lo vede solo il fatato e noi invece, poveri mortali, non vediamo un tubo. Invece i fantasmi è il contrario, cioè essendo loro stessi morti e quindi essendo fantasmi, loro hanno la doppia vista, quindi vedono non il mondo umano, principalmente la prima cosa che loro vedono è l'Underworld, quindi le Shadowland, la terra delle ombre, dove loro vivono. Quindi immaginatevi che in questo momento qui di fianco a me c'è una struttura nelle Shadowland, una colonna, ok? Non esiste nel mondo dei vivi, però siccome le due dimensioni collidono, coesistono, si sovrappongono, può essere che io da questa parte invece abbia un altro oggetto che sta nella terra dei vivi. Cosa succede? Succede che il fantasma ha sì la doppia vista, vede benissimo quello che c'è attorno a sé nella terra delle ombre e vede leggermente sfocato, ma questa è anche una nostra reinterpretazione perché ancora nei manuali non è detto esattamente, quindi immaginatevi che le Shadowland sono fatte con una patina giallastra, verdastra che rende tutto desaturato, corrotto, decadente. Il sole lo puoi osservare perché è patinato ed ha questo alone verdastro o giallastro, dipende dalle interpretazioni che danno. Però tu vedi anche quello che c'è oltre al velo, in maniera leggermente sempre desaturata, quindi grigiastra. E però se qualcuno in questo momento sta guardando la TV nel mondo dei vivi, io sono un fantasma, vedo, un pochino disturbato, e sento quello che sta dicendo. Quindi tu coesisti, ma non puoi fisicamente tipo spegnere la TV, perché non sei nella dimensione della terra dei vivi, a meno che hai poteri. Cosa succede? Che oltre a questo livello, quindi la Shadowland, la Terra delle Ombre, c'è la tempesta che aleggia attorno a sé. Quindi anche lì immaginiamoci sempre una cipolla fatta da tanti strati, no? Quindi in Changeling avete parlato ad esempio del dreaming, del sogno, che abbiamo diversi stadi del sogno, si scende sempre di più dal mondo, dal sogno vicino fino al sogno profondo. Anche qui abbiamo una situazione non a discesa, ma molto strano, Wraith, ma coesistono tutte, ma sono tutte separate. Anche qui se lo scrivessero meglio, dannazione, potremmo evitare di andare a tentoni. E quindi la tempesta è una dimensione che sta un pochino a cavallo tra la Shadowland e poi sotto effettivamente il labirinto. Il labirinto è la patria degli spettri, è il loro territorio. E al centro quindi del labirinto vi è la bocca dell'Oblivion, quindi questa enorme bocca dentata, disgustosa, che risucchia con questo... cioè è proprio una forza centripeta che porta tutto quanto verso il basso e risucchia totalmente tutto, quindi c'è un effetto di gravità al di sotto del labirinto.
È importante parlare della tempesta perché sempre in questa ambientazione di Wraith, sempre molto lontani dalla tempesta, seguendo il fiume dei morti, si arriva poi al mare della tranquillità. E il mare della tranquillità è un mare gigantesco, estesissimo, dove esiste Stygia. Stygia è la patria dei fantasmi, il luogo dove hanno iniziato da lì la civilizzazione, perché ritorniamo sempre che sono esseri umani, quindi loro hanno riportato la civiltà in questo luogo, quindi hanno costruito case, hanno costruito sedie, hanno costruito una... Anche una gerarchia, immagino, tra di loro, una società vera e propria. Esatto, ognuno lavora, ognuno regna, ci sono ovviamente dei regnanti, chi stava a capo era Caronte. E quindi ritorniamo anche un po' alla storia, no? La signora del destino predice che un giorno arriverà Caronte. Chi è Caronte? Il nostro Caronte, effettivamente, nel periodo miceneo, quindi ritorniamo sempre al 1200 avanti Cristo. Si presume che in quel periodo muore Caronte nei moti di Micene e quindi viene assorbito, ritorna nella terra dei morti e viene eletto come unica guida, possiamo dire un Caino della situazione, no? Sempre per far parlare a vampiri che tutti riconoscono nei tempi. Senta, stia tranquillo. State buoni. E quindi Caronte cosa fa? In questo momento di totale confusione traghetta, ecco qui perché nasce il termine traghettatori, quindi porta attraverso i fiumi dei morti in salvo tutte le anime disperse, perché immaginatevi una situazione di totalmente panico, il velo si solleva, pensate che fino a quel momento i fantasmi potevano vedere i loro cari coesistere, il velo si alza, c'è chi rimane nella terra dei vivi e non può tornare in quella dei morti, ma anche il contrario, chi dei morti non può più sussurrare ai vivi, quindi c'è il totale paura, angoscia, tutto dilagava, quindi la corruzione era altissima. Caronte, come un faro di speranza, arriva e traghetta tutti verso Stygia, verso questa terra lontana, lontana dai loro cari, portandoli quasi a un'alienazione per dire basta essere ancorati a questi ricordi, andate nel mare della tranquillità. Quindi si fonda Stygia. E lì la terza figura, sempre per colpa della signora del destino che lo predice, è l'arrivo di Nudril, che è il forgiatore. Perché a quel punto, quando arrivano a Stygia, dicono, mo che famo? Quindi che fanno i fantasmi? Costruiscono come forgiando, quindi Nudril, che è il primo forgiatore, che era incatenato nel labirinto, Caronte scende nel labirinto, lo salva e lo porta su in superficie. Lui lavora per Caronte, effettivamente costruisce la città di Stygia proprio per lui insegna l'arte della forgiatura, che è proprio la modellare l'ectoplasma in qualcos'altro, quindi non esiste una sedia, viene modellata, non esiste un trono, viene costruito, quasi come una vicissitudine in vampiri degli Zimish, quindi ci ritroviamo quasi alla modellazione invece della carne dell'ectoplasma, un pochino simile, ma poi dopo vedremo meglio. Quindi scusami, quando tu parli di ectoplasma non è una materia che trovi a caso nell'underworld, oppure può essere trovata? Ma perché hai queste domande? Vai a complicarle. Perché come la leggo io sembra quasi che tutto ciò che è costruito, da come l'ho capita, può essere che sbaglio, ma che tutto ciò che è forgiato una volta era un fantasma. Esatto, anche se non mi sembra. Okay, cioè quindi tutto ciò che i fantasmi toccano, si siedono, fanno, brigano nel loro mondo, una volta era un fantasma come loro. Esatto, e questa è un'altra delle formule psicologiche più devastanti di Wraith, nel senso che in Wraith è legale la schiavitù, è legale la forgiatura, è legale... Per forza, cioè per forza di cose, prendono gli altri, li fanno diventare sedie, mi sembra. Pensate che... ho paura, scusate. Sì, è così, perché pensatela però da un punto di vista... Cioè, qui si aprono due filoni bellissimi che da giocare sono fantastici, perché puoi essere pro forgiatura, ma puoi essere contro.
Ovviamente chi è contro avrà vita difficile, perché Caronte ha istituito questa legge ed è, non può essere rimossa. Bisogna arrivare agli altissimi livelli per cambiare. Ma viene usata anche come punizione la forzatura, allora, perché allora. A me sembra proprio un atto punitivo. Può essere usato come punizione, ma pensa a questo: molte anime che giungono nella Terra dei Morti non sono forti, non hanno la potenza psicologica della psiche di dire oddio, devo ricominciare tutto da capo, oddio, cosa faccio? Ok, quindi sono in un nuovo mondo, devo essere rieducato, esistono leggi, c'è un'altra società, è tanto da digerire. Quindi in verità esistono anime deboli che sono del cibo fresco per l'ombra, e quindi... Legno cosa... proprio da usare. No, no, aspetta, aspetta. Cioè, quindi Caronte cos'è che ha fatto? Ha detto, dato che prima, una delle prime leggi è proprio quella di non lasciare che l'Oblivion si nutri, che deve fare? La forgiatura. Non si spreca niente. Esatto, la forgiatura è l'unico modo per non distruggere il fantasma, perché viene ritrasformato, quindi effettivamente non distrugge. La psiche, solo per chi è veramente bravo, viene annullata. E rimane l'ectoplasma, ma in questa procedura la psiche non finisce nell'Oblivion. Ah, ok. Distrugge. Ci sono i forgiatori che sono... quindi sono molto bravi, quindi può essere che in questo momento il mio microfono stia sussurrando aiuto, aiutatemi. Ogni tanto. Oddio, che ansia, è terrificante. Questa cosa è orribile. Perché e ce ne dissociamo. La psiche è rimasta mezza sveglia, quindi potrebbe... No, ma io mi immagino che mi siedo in un tavolo e sento questo che mi parla, cioè, no, vabbè. Non parla cose molto specifiche, sono lamenti, gemiti oppure... Ma peggio ancora, cioè, peggio. Eh sì, molto è questo. Interessante. E questo, oh, ma quindi hai fatto questo esempio del fantasma che muore, riappare nell'underworld e deve ricominciare tutto da capo. Quindi come lo costruisci un personaggio di Wraith? Cioè, cosa sono le cose che lo distinguono, i caratteri che lo distinguono, le diciamo anche le statistiche che lo distinguono, per esempio, da werewolf, da vampiri, da un umano normale? Allora, un fantasma, per essere un fantasma, deve avere in scheda, e quindi anche proprio come creazione del personaggio, deve avere delle passioni e dei legami. Qui parliamo del legame, noi abbiamo tradotto legame, in verità dal manuale della ventesima si parla di ancore, ma dal volume del clan book dei Giovanni si parla di feticci. È un po' un casino, perciò c'è un po' di caos. Noi come Eternanox abbiamo generato i legami, che è l'unica terminologia che si dissocia da qualsiasi altro, perché poi fetici era in werewolf e sì, è un casino assoluto. Quindi cos'è il legame, cos'è una passione? Se tu in vita hai vissuto appieno la tua vita, quindi non hai più nessun rimorso, non diventerai mai un Wraith. Per farlo hai bisogno di avere passioni che sono incompiute, quindi un grande scrittore non ha mai pubblicato il suo più grande libro, un'attrice non avrà mai sfondato nel mondo del cinema, e così via, e così andare. Anche cose personali, quindi non aver mai avuto una progenie, perché magari eri sterile, oppure qualcosa di anche più ambizioso, come ricoprire alte cariche del tuo lavoro. Quindi ci sono molte passioni in sospeso, e queste ti ancorano effettivamente, quindi giustamente come c'è nel manuale, ti ancorano alla terra dei morti, quindi nelle Shadowlands. Quindi si crea per noi un legame, questo legame ha una passione. Abbiamo detto prima che i fantasmi si autoalimentano, a differenza di tutte le altre altri finoli del World of Darkness, come ad esempio parliamo dei vampiri. I vampiri si nutrono. Come è felice Maru quando parla di vampiri. Ma mi piace molto perché... Parliamo dopo. Mettiamo a caso, i vampiri si devono nutrire, quindi tutto quel discorso della caccia, che è veramente stupendo dal punto di vista anche psicologico e emotivo. Ogni clan
al suo modo di cacciare, quindi ci sono anche, c'è proprio un gioco dietro anche al nutrimento. I fantasmi si autoalimentano, pensate a delle batterie, quindi li mettete con la presa sulla spina, con la loro spina al muro e via, si autoalimentano. Questo come fanno ad alimentarsi? Con la passione. Tra tavoli e batterie sto volando in questo momento. Sì, esattamente, siamo qualcuno di forgiato a forma di ricarica pile. Dovrei mettere. Ho pensato proprio a questa scena io. Bella idea per mettere al live, brava. Quindi ringraziate lei se troverete una presa delle spine attaccata che in verità è un fantasma che vi urla aiuto. Bellissimo, vai pure. Quindi immaginate che la passione è l'emozione che è legata all'ancora, al legame. Quindi mettiamo caso, io non ho mai, ad esempio, non ho mai scritto il mio più grande libro, non l'ho mai pubblicato. La mia passione potrebbe essere o l'ambizione o anche l'amore, perché magari era un libro romantico che parlava di un mio amore che non si è mai consumato, che non ho mai avuto. Quindi la passione è molto legata all'ancora o al legame. Ma c'è un terzo elemento, che è quello che ovviamente ritorna anche nei Giovanni, che è quello che loro chiamano feticcio. Per noi è proprio l'oggetto fisico, cioè l'oggetto, il legame effettivo che ti lega alla terra dei vivi, in questo caso nel Shadowland. Perché tu morto non puoi rimanere nella terra delle ombre se non hai cosa? Il legame. Quindi può essere un oggetto comune. Per me, ad esempio, lo scrittore potrebbe essere il suo stesso romanzo che non ha mai finito. Quel libro, quelle pagine, possono essere il suo legame fisico, possono essere una persona, quindi mettiamo caso dell'ambizione lavorativa, potrei io ambire a diventare come il mio boss, il mio capo, il mio CEO, e quindi io mi lego psicologicamente a lui in vita, e quindi quando muoio lui prende, diventa il mio legame, cioè io ho questo legame con lui perché volevo diventare lui. Oppure ossessione, praticamente. Sì, cioè come lo scrittore ha l'ossessione su quel libro perché lo deve compiere, un altro potrebbe averlo, cioè è un, in questo caso è, sì, con cui ti leghi sempre, perciò usiamo proprio la parola legame. E l'ultimo invece sono i luoghi, quindi i posti, quindi ad esempio io sono un personaggio molto timido, non mi sono mai dichiarato la persona che mi piace, mi sedevo in una panchina in un parco di Milano e la vedevo correre tutti i giorni, ad esempio, e quindi oltre a fare la figura del maniaco, in verità quella panchina potrebbe diventare o come oggetto del mio legame legato all'amore di non essermi mai dichiarato, oppure il parco stesso, quindi il luogo, può diventare il legame. Perché servono i legami? Ce lo insegnano i Giovanni, perché i legami possono essere presi, catturati o distrutti. Se si distrugge un legame, cosa avviene? Il tormento. E quindi torniamo al terzo più importante capitolo dei fantasmi, cioè i loro tormenti. Cioè il fantasma si distrugge, si apre un nil, un'apertura sotto i suoi piedi, delle mani nere lo risucchiano dentro e finisce in un tormento. Ciao, ciao. Cioè una cosa che può essere usata contro il fantasma, quindi. Sì, infatti qua sempre c'è un disclaimer gigantesco quando lo diciamo sempre alla creazione dei personaggi, non usate i vostri nomi in vita perché sono molto pericolosi, perché se qualcuno vuole farvi del male può prendere anche gli annuali, i giornali o cercare di indagare, risale a chi era in vita e i legami sono quelli, se avevi un figlio, sei sicuro che quello non è un tuo legame? Dove abitavi? La casa potrebbe essere un tuo legame. Quindi c'è un modo per risalire ai legami, non è alla certezza, però se li hai in pugno il fantasma, ecco perché i Giovanni sono pericolosi effettivamente, perché usando i legami ti ancorano, ti bloccano e ti vincolano, ecco, a fare quello che vogliono, perché se lo distruggono va in tormento e quindi accade il peggio e dai tormenti. Ora sto collegando quanto i Giovanni possono essere
quasi dei villain per loro, effettivamente, tantissimo. Infatti Venezia, anche nel, sia nei manuali che poi anche noi in live, è un luogo totalmente chiuso. Non si va. C'è l'ultimo avamposto che è Parma, oltre a Parma non si può avanzare, perché in verità noi nella nostra ambientazione abbiamo creato una squadra apposta in quell'avamposto di fantasmi estremamente abili nel viaggiare, che permettono di entrare nel territorio di Giovanni, rubare, quindi fare la mietitura, aprire le membrane, prendere i fantasmi e velocemente portarli via per non farli finire in mano. Quindi è tutta una struttura di una vera guerra che c'è dall'altra parte al racimolo dei fantasmi, quindi sì. Mamma mia. Sì, è un posto molto bello. Io, a me Giovanni li ho sempre odiati proprio come clan, adesso di più. Tenete conto che uno dei Giovanni, sempre del clan book, è diventato una wraith, e quindi siccome l'obiettivo dei Giovanni è, oltre a distruggere Sudario, oltrepassarlo, prendere pieno controllo delle necropoli, in verità, adesso non mi ricordo come si chiama, una delle... dei componenti della famiglia di Giovanni, una volta morta, è l'unica vampira a essere diventata un wraith, e quindi lei sa esattamente cosa c'è oltre al velo, e quindi rema contro Giovanni, perché lei sa che se fanno questo è tipo, oh mio Dio, voi non avete neanche idea di che cosa genererete. Quindi ti chiederò dopo allora come ha fatto a diventare wraith, perché sono molto curiosa. È molto raro, molto molto raro. Mi volevo concentrare su quella parola che hai detto, Luca, se posso. Le necropoli. Necropoli. Cosa sono queste necropoli? Tornando un po' alla storia, le necropoli si fondano perché Caronte, ovviamente, portando tutti a Stigia, capite anche voi che se è un'isola è questa e non si espande, e continuano a morire persone, diciamo che la sovrappopolazione diventa un pochino alta. Sempre per colpa dei Maestorm. Quindi si costruiscono nuovi appartamenti, qual è il problema? Cioè, palazzi altissimi. A parte che lo spazio concepito noi nel mondo dei vivi non è lo stesso ovviamente nell'Underworld. Cioè, se voi vedete una piccola stanza di 3x3, se tu entri dalla porta, in verità è un labirinto. Quindi è anche qui è una situazione, perciò dicevamo che al live è sempre difficile portarlo, perché da tavolo è facile narrarlo, perché si creano queste situazioni un po' labirintiche alla Doctor Strange, dove giri 300 porte, così al live è un po' difficile perché il posto è quello, quindi non puoi generare stanze che non esistono, però fortunatamente la fantasia i nostri giocatori ce l'hanno per immaginare quello che narriamo, quindi meno male. Però tornando al discorso della c'è forse un piccolo. Ah, ok, sentivo prima un rumore. Sentivo un tic tic pure io. Il PC era un ectoplasma prima. Un ectoplasma che si lamentava. Il mio gatto si sta lamentando perché ho chiuso la porta e sta urlando come un disperato. È tornato. È tornato alla porta. E quindi succede che durante i grandi cataclismi nel mondo degli umani, quindi generando i Maestorm, tenendo conto che il primo che si genera è la caduta dell'Impero Romano. Quindi col 476 abbiamo la caduta dell'Impero Romano, primo grande Maestorm. Gli umani vanno in panico, una moltitudine di emozione negativa aleggia, quindi si genera, oltrepassa questa energia emotiva il sudario, discende nel labirinto, e praticamente dalla bocca dell'Oblivion viene emanato il Maestorm di distruzione, sono i grandi Maestorm. E quindi il primo è stato con la caduta dell'Impero Romano, il secondo nel 1300 con la peste, si è generato il secondo, quindi è sempre bello vivere a Stigia. Il terzo ovviamente è stato generato nel 1500, tenete conto, periodo comunque rinascimentale, quindi quando iniziano le guerre in America, quindi abbiamo Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America, le conquiste, l'inizio dell'impero coloniale e quindi le guerre. E qui è importante parlare del terzo, perché in verità Caronte istituisce le necropoli proprio in questo momento, a cavallo tra il terzo e il quarto. Perché la moltitudine di esseri umani che muoiono
diventano così alti che ovviamente Stigia non li può contenere. Quindi Caronte decide di lasciare a fantasmi estremamente potenti la facoltà di creare le necropoli, che sono le città dei morti, proprio dalla parola stessa, che coesistono quindi nei luoghi dove principalmente i fantasmi muoiono. Le prime essere generate sono Berlino, Londra, Parigi, Roma. Ovviamente noi dovremmo giocare Roma, perché da manuale c'è Roma, ma noi giocando a Milano abbiamo generato Milano, quindi ovviamente, anzi poi abbiamo creato il nostro filone, anzi per il gioco di Wraith di Eterna Nox, Roma è una dei villain, perché Milano è una succursale di Roma. Roma proprio da manuale l'abbiamo tenuta come prima necropoli. Figurati che Roma non chiama neanche Torino, Firenze e Milano necropoli. Roma non le chiama così. Mamma mia. Quindi i nostri stessi giocatori hanno un odio verso Roma, perché Roma chiede i dazi, chiede oboli, poi anche se sono questi bei oboli, la moneta, il conio, e sono sempre anime forgiate, tanto per tornare. Quindi, e quindi perché cos'è Roma? Chiede dazi, quindi Roma ha espanso i suoi territori e chiede dazi. Quindi le necropoli sono città dove il fantasma rimane molto umano, perché comunque è vicino ai suoi legami, può vivere le sue passioni, può essere molto vicino alla trasformazione delle ere del mondo effettivo umano, quindi abbiamo giocatori molto vecchi, mettiamo caso che vuoi realizzare un personaggio dell'antica Grecia, una romana, però l'epoca è andata avanti, sei cosciente dell'utilizzo della tecnologia, sai cosa vuol dire, cioè sei capace di poterlo utilizzare, quindi hai dei veri gap poi in gioco. Più sei antico, più hai dei bonus, come di lingua, di conoscenze, di storia, ma hai dei gap giganteschi sull'effettivo. Non puoi guidare, non puoi navigare in internet, non conosci la tecnologia, e ovviamente puoi impararlo. Però è interessante questa cosa qui, mi piacerebbe un sacco giocarla, ad esempio, bella. Ti aspettiamo, Milano. Sì, un sacco. E gli ultimi due sono la prima e la seconda guerra mondiale, quindi ovviamente gli ultimi due giganteschi milestone sono avvenuti esattamente quindi nel 16-18 e poi, anzi 14-18 e poi nel 45, e Caronte nel 45, quindi con l'ultimo grande milestone, sparisce. Tipica situazione che si ripete, ovviamente, come Caino scompare, anche Caronte scompare da Stigia. Quindi, non si sa dov'è? Allora, qui nel manuale si racconta che il quinto grande maestro è stato uno dei più giganteschi. Tra l'altro notate come i lassi di tempo, questa è una cosa curiosa, come i lassi di tempo si restringono. Perché la signora del destino ha predetto il sesto grande maestro, la fine, la Gen, come la chiamano i vampiri, ha predetto la fine. Quindi si presuppone, studiando, per chi è uno storico del tempo, l'intervallo di tempo tra un maestro e l'altro, potrebbero anche predire quando potrebbe avvenire il sesto. Perché un'altra cosa molto affascinante, che ne discutevo prima anche con Marco, quanto nel mondo di Tenebra i vampiri giocano sugli umani, il controllo degli umani, il movimento del lato umano, no? Ma quanto gli umani con i loro movimenti vanno a modificare quello che effettivamente accade oltre al velo. Quindi c'è questa struttura che in verità il panico generato dagli umani, che può essere generato a loro volta da altre creature del WOD, in verità si scatenino, e quindi noi siamo un po' dove butti tutto, l'immondizia di tutte le emozioni. Il treta rifiuti. Sì, siamo... Oddio, il gatto. C'è ancora? Infatti sentivo anch'io un ticchettio. Adesso no. Andiamo, scusate, se ero un po' le scatole. Scusate. Quindi, che comunque...
che comunque stavo pensando che i fantasmi non sono gli unici il quale, diciamo, la quale dimensione è influenzata dagli umani, ma questa è proprio una sega mentale mia, perché anche i changeling hanno avuto delle, diciamo, ripercussioni quando i sogni degli uomini sono stati sconvolti da qualcosa, o anche l'umbra può riflettere un evento traumatico o qualcosa di profondamente radicato che è negativo. Perciò sì, siete tirati ai rifiuti, però diciamo che fondamentalmente tutto ciò che è il cosmo che ruota intorno alla Terra è un'emanazione di quello che gli umani provano, sentono, ricordano, eccetera. Quindi la trovo molto in linea. Hai ragione, ma ti correggo su una cosa che è sempre un po' lo studio che noi facciamo delle cose, nel senso che la White Wolf genera sì lo stesso filone ripetuto sulle diverse cronache, ma dà sempre sfumature diverse. In Changeling mi permetto di correggerti che sì che il sogno degli umani permette la creazione, l'alterazione del dreaming, ma io vedo una mutazione, una creazione ma una mutazione in Changeling. Cioè anche il Nightmare, che è l'incubo, tutta la parte della corruzione, no? Rispetto al Glamour, no? Ci ritroviamo in una situazione dove comunque tu crei, no? Manipoli, crei, trasformi. In Werewolf abbiamo questo trittico di nascita, distruzione, corruzione, e quindi questa situazione quasi circolare. Quindi qui abbiamo un circolo. In Changeling abbiamo una modificazione delle cose tramite quasi plasmare, ecco, viene plasmato in senso positivo o negativo. In Wraith invece è una distruzione, cioè per noi è distruzione, cioè gli umani non possono creare qualcosa di bello, porteranno solamente distruzione. Sì, poi io ovviamente non intendevo dire che è lo stesso modus operandi per tutti e tre i giochi, era solo per dire appunto che c'è comunque un'influenza che viene dalla mente umana in tutti i giochi, poi ovvio ci sono le differenze nel modo in cui viene apportata questa modifica, questa distruzione, quello che si palesa dall'altra parte, diciamo. Gli eventi degli umani in tutto il mondo di Tenebra cambiano o... le ambientazioni vengono cambiate dagli umani, questo è un dato. Poi le conseguenze che portano agli eventi degli umani chiaramente cambiano in tutto il mondo di Tenebra, perché in realtà anche anche in vampiri, per dire semplicemente che i vampiri sì hanno reagito chiaramente a ciò che gli umani hanno scoperto su di loro, ciò che hanno fatto, ma la loro maniera di controllo a un certo punto li stava per devastare, per dire. Quindi lì poi cambia, perché anche in base all'epoca del gioco, ad esempio, che ne so, in Dark Ages in vampiri c'è una cosa, in tempi moderni un'altra, no? E secondo me la costante comunque della mutazione, del plasmare, del distruggere, dell'autodistruggersi in molti manuali del mondo di Tenebra, è quello alla fine che noi andiamo a giocare, secondo me. Io chiaramente Wraith non lo conosco, da dire una frase del genere, però... è quello un po' il conflitto che a me del mondo di Tenebra piace, e qui comunque lo sto notando da quello che dici tu. Sì, tieni conto che alla fine tu interagisci con gli umani, sì. E quindi il fatto che noi poi abbiamo deciso di portare Wraith come associazione, perché l'idea iniziale era Demon, portare demoni come nuovo affiliato. Però abbiamo fatto una discussione tra di noi dicendo, ok, ma davvero lo facciamo? Poi tra le altre ambientazioni abbiamo visto quanto Wraith è una vera potenza, perché tu giochi in un'altra dimensione, ma quando superi il velo sei veramente in un altro mondo. Cioè, quindi è proprio giocare due ambient che coesistono ma sono sempre separati. Quindi quando giochi nel mondo dei morti, quindi nella Terra delle Ombre, tu giochi con un altro, ci sono altri oggetti, ci sono altre persone, altri fantasmi insieme a te, ma quando superi il velo hai tutti gli altri esseri umani, quindi è sempre anche divertente vedere come un fantasma interagisce con l'essere umano tramite i suoi poteri, perché è proprio questa stranezza dove se tu non hai quei poteri non puoi fare nulla,
Ti rende anche psicologicamente distaccato dal mondo dei vivi, perché tanto non puoi fare niente, vivi passivamente quel mondo. Se invece tu, esatto, invece se tu hai poteri, puoi interagire, puoi dire io ci sono, ovviamente infrangendo la prima regola di Caronte, che è non interferire con gli esseri umani, però fai niente, ovviamente. Vabbè, classica regola delle regole del mondo di tenebra. Quando il gatto non c'è, i topi ballano, si dice. Esatto. Ma giustamente tu stai parlando di poteri, ma hai anche detto un'altra cosa interessante, hai parlato di legioni. Adesso io onestamente non so se questo è un termine ufficiale tradotto papale. No, è un termine ufficiale. Okay. Perfetto. Quindi, visto che abbiamo parlato un po' delle necropoli, abbiamo parlato un po' di come funziona dall'altra parte, arriviamo un po' a cosa possono fare questi e chi sono questi fantasmi, questi wraith. Allora, incastrando un po' dove mi piace incastrare un po' le cose. Allora, tornando un pochino alla grande differenza tra il primo manuale, la prima edizione, o la seconda e la ventesima, abbiamo un ribaltamento del gioco, ovvero storicamente la prima e la seconda edizione un fantasma gioca in una gilda. Questo è un altro termine che si aggiunge. Una gilda è un raduno di fantasmi che condividono lo stesso potere ad alti livelli, quindi dato che ora vediamo anche i poteri capiamo bene perché una gilda è così influente e importante. Perché in origine, nella prima e seconda edizione, tu non giochi la legione, non sei in una legione. La legione è un po', non dico il nemico, ma è quello da schivare, una situazione in cui devi evitare. E giochi nella tua gilda, proprio come parola gilda in tutti i giochi che noi possiamo ritrovare, quindi questa, non dico setta, ma questo raduno di fantasmi che condividono questo stesso filone, che hanno obiettivi loro segretissimi. Infatti, mentre tra la prima e la seconda edizione tu giochi in una gilda, quindi sei libero di esprimere che fai parte degli Oracle, degli Artificers o di altri, nella ventesima edizione, ribaltamento. Quindi, che in verità noi abbiamo apprezzato moltissimo, tu giochi una legione perché la legione può essere un nostro parallelismo al clan. Quindi, come abbiamo i Toriador, come abbiamo i Giovanni, come abbiamo tutti gli altri, anche qui abbiamo la nostra divisione in legioni. Quindi cosa vuol dire? Non ti accomuno più sul potere, ma ti accomuno su che cosa? Su come tu sei morto. Quindi, mentre i Malkavian condividono la stessa tipologia di sangue con le loro alienazioni, eccetera, in questo caso noi condividiamo la stessa morte e quindi nascono le legioni. Noi le abbiamo ritradotte, si avvicinano quasi tutte all'originale, l'unico è la legione del sangue, che noi l'abbiamo tradotta così perché la versione in inglese era proprio impronunciabile la traduzione in italiano, però gli altri, Iron Legion, quindi la legione di ferro, sono tutti coloro che sono morti per vecchiaia, quindi grandi conoscitori della storia. Possiamo dire che sono i massimi conoscitori delle lore, quindi raccolgono informazioni, sono molto informati sugli eventi, praticamente rispecchiano quello che è il personaggio che ha la massima lore nel gioco, perché sono i saggi, insomma. Sì, sono anche saggi, perché essendo vissuti a lungo nella vita, hanno vissuto un arco molto lungo in vita e quindi in morte riescono a ritrasporre molto della loro conoscenza. Perciò hanno un bonus in più rispetto a chi invece ha vissuto poco ma è giovane, perché ha vissuto più ere, più tempi. Poi abbiamo la legione degli scheletri. La legione degli scheletri sono coloro che sono morti per malattia. Quindi qualsiasi tipologia di malattia, che possa essere un infarto, un tumore, una malattia più duratura, qualsiasi, lo muta e lo porta alla legione degli scheletri. La legione degli scheletri è una legione molto pignola, quindi raduna al suo interno quelli che sono gli avvocati, che sono i notai, che sono i pignoli, gli scribi. Infatti lo scriba della cittadella si può intendere come il
Elysium dei Viri, il luogo centrale, il nucleo della necropoli viene chiamata cittadella. Nella cittadella, oltre ai capi, c'è lo scriba della cittadella, che tendenzialmente, non dico che viene dato sempre gli scheletri, ma a volte il ferro, a volte gli scheletri, ma è sempre qualcuno di molto pignolo, molto bravo nelle carte. Perché un po' Vreite è molto logistica, cioè, scusi, posso fare una cosa? Vai all'ufficio di catasto di questo, prenditi il documento, fallo bollare dal capo Anacreon Supremo, poi passa all'altra parte, cioè, è un po' la Beetlejuice. Immaginate proprio la Beetlejuice quando finisce nel Regno dei Morti e deve aspettare 999.000 persone. Perché così è burocrazia, e chi è a comando, se è uno scheletro, fate il segno della croce, perché non ne uscite più, perché sarà pignolo e vedrà ogni minima cosa. Poi abbiamo le legioni del sangue, coloro che sono morti nella violenza o per causa della violenza. Quindi può essere qualcuno che viene picchiato da un'altra persona, come qualcuno che in verità accidentalmente viene sparato, coltellato, quindi sempre sangue, sempre violenza. Ed è la legione più rissosa, perché anche se in vita tu eri una persona molto pacifica, pacata, quando ti risvegli nel mondo dei morti e sei arrabbiato, sei furioso, perché dici cavolo, ma non me lo meritavo, e quindi dai adito alla tua ira e ti porta a essere infatti quelli che hanno la milizia, poi lo vedremo più avanti, la milizia molto più espansa, sono veramente tanti, sono anche più forti, e infatti loro, una delle loro regole della legione, che ovviamente va in conflitto con le regole di Caronte, è che loro possono permettere di uccidere chi ti ha ucciso in vita, infrangendo una delle prime regole, cioè non interferire con i mortali. Cioè, questa è una grave infrazione del dictum mortum, e loro come legione ti concedono di dare sfogo alla tua rabbia. Poi abbiamo i penitenti, coloro, possiamo dire, un po' i Malkavian della situazione, quindi quelli morti a causa di un folle o nella pazzia. Quindi sei una persona tranquilla a casa, ti entra un sociopatico che ti uccide, è vero che sei morto nel sangue, ma in verità lui è un pazzo scatenato, era pazzo, quindi in quel modo sei morta a causa della follia e quindi finisci nella legione dei penitenti. Oppure tu sei un pazzo, vieni ucciso e in quel caso finisci nella legione dei penitenti. E questo fa molto ridere, perché anche chi si definisce normali, a furia di dire no, io sono normale, non sono un pazzo, viene preso per pazzo. Quindi, esatto. Poverino. È inutile. La legione di Smeraldo è la legione che è la più tranquilla, se si può dire, è la legione che collabora, perché sono quelli morti accidentalmente, quindi la tipica situazione dove scivoli, picchi la testa, ti cade una tegola in testa, stai facendo la doccia, stai cantando col phone, vi scivola. No, no, terribile. Quindi ci sono mille situazioni in cui tu puoi morire in maniera accidentale, e questo li porta effettivamente a fare il contrario, cioè siccome loro in vita sono stati molto disattenti, in morte, prima di fare un'azione tra di loro, allora facciamo il calcolo di della percentuale della pericolosità di questa cosa, mille pippi, perché c'è un po' di caghetta, nel senso che ci pensiamo due volte prima di farlo, però sono molto prepositivi, lavorano tra di loro, quindi sono una legione molto pacata, carini. La legione del silenzio è la legione dei suicidi, una delle morti più particolari per Wraith, che ha una delicatezza tutta sua. Tra tutte le morte, quella del suicidio è la morte più psicologica, perché chi muore a causa del suicidio nel gioco ha un livello di ombra molto potente, perché vuol dire che ha dato ascolto alla sua ombra in vita, e quindi non potrà che avere una gigantesca ombra che ha un forte impatto nel fantasma. E sono quelli più seguiti, sono proprio da psicologi, ci sono psicologi nel mondo oltre al vero. A volte in gioco abbiamo una penitente che è una bravissima psicologa e aiuta con delle sedute ad affrontare traumi che i nostri giocatori vivono durante il live, perché questo
quindi è anche una situazione in cui gli permette di prendere fiato e di togliersi i demoni interiori. E poi abbiamo infine, no, abbiamo la legione dei poveri, un po', se possiamo dire, la legione che non si sa di che cosa sono morti, cioè è un po' strano, è mezzo caduto, ma inciampato, l'ha lanciato uno, era un pazzo, non si capisce un po' come sono morti, via, finiamo, finiscono un po' nel mazzo del ciarpame, via, mettiamoli tutti lì, qualcosa sapranno fare, e quindi sono tendenzialmente quelli che vengono sottovalutati, poco rispettati, talmente che il signore che siede a capo della legione dei poveri a Stigia, il suo motto è: lascia che ridino di noi, perché noi saremo gli ultimi a ridere. Proprio perché, wow, proprio il motto, proprio fatevi prendere anche per stupidi, perché a noi va bene, perché se pensano che noi siamo stupidi, accidentalmente possono parlare vicino a noi e rivelare cose importanti, perché tanto, ma chi se ne frega, un povero. E lui racimolano, è come un po' una rete Nosferatu, no? Dove tutto ciò che sta al di sotto dei loro lo racimolano, lo recuperano, tutte le informazioni, anche i poveri sono una macchina che raccoglie i segreti e pagano, fior vogliono soldi per avere, per dare queste informazioni. Quindi è una situazione, sì, di una legione molto sottovalutata, ma è una delle legioni più interessanti. E l'ultima è quella del destino, la legione più particolare e più amata e odiata, perché è la legione del fato. Rispondono soltanto alla Lady of Fate, quindi la signora del destino, ritorniamo ancora a lei, alla nostra signora del destino, che è colei che permette di vedere il futuro. Quindi è una legione che prevede gli eventi, modifica gli eventi, interagisce col destino, ed è una delle cose più difficili. Ovviamente il pregio oracolo c'è sempre nel WoD, permette sempre in qualche modo di averlo, ma mai come in Wraith. Tu sei un emissario del destino. In Changeling abbiamo il Dan, quindi questa terminologia che definisce comunque il percorso, l'evoluzione del destino, quindi gli oracoli possono vedere e comprendere, ma qui abbiamo proprio le dame del destino, quindi loro possono, con il potere dell'oracolo, prevedere, modificare, cambiare, alterare, maledire o benedire, cioè veramente, perché la signora del destino è forse nel mondo di Tenebra la creatura veramente più potente che esista, quindi molto più. E queste sono le legioni, quindi puoi giocare in questa maniera, una di queste, poi in base a come muori poi finisci, viene smistato così. E sono molto interessata, poi... bello. No, ma è veramente bello, perché abbiamo già detto alla chat che io e Sara siamo abbastanza digiuni di questo gioco, perché appunto è molto sconosciuto, e abbiamo ovviamente letto cercando di prepararci un po', però quando qualcuno che evidentemente ama il gioco te lo snocciola così con una naturalezza incredibile, dici vabbè, quando è che si gioca? No, prolisso assolutamente no, però veramente ti viene l'hype. E quindi abbiamo parlato di legioni e gli arcanoi, non so se lo sto... gli arcanoi, sì, sono i poteri. Adesso c'è una certa ora, sono abbastanza anche cotto, quindi non voglio perdere neanche una, sennò poi mi dalla regia a me mi cazziano. Allora, sugli arcanoi abbiamo... anzi, ecco, una cosa molto interessante che sempre rende Wraith molto diverso e molto articolato, perché c'è sempre, cioè, una cosa facile non c'è in Wraith, c'è sempre doppio, terzo strato. In Wraith è la modalità di gioco dove ci sono più poteri. Il WoD ha deciso che Wraith ha un livello di numero di poteri che tu puoi avere quasi è gigantesco, perché ci sono, se non sbaglio, 16 poteri, di ogni potere ci sono 5 livelli di potere, e poi ci sono le gilde che sono la specializzazione di quel potere. Quindi tu... Peso però, così, no?
tanta roba. Tantissime, perché poi anche noi riprodurlo in live, vai a ricordarti tutti i poteri, ti viene anche... Ma anche un giocatore che sta scegliendo, per dire, anche lì è complicato, sono tanti, quindi poi... Vabbè, che beh, quello, magari... quello per fortuna viene facile, perché il potere lo associa a quello che è il tuo background. Beh, se sei una persona rissosa che ti piace picchiare, io ti consiglio subito, e quindi diciamo così, che vado più veloce, che uso il manuale di creazione di un personaggio. Allora, abbiamo ad esempio, utilizziamo Outrage. Outrage è telecinesi, quindi una persona che piace picchiare utilizza telecinesi, cos'è? La concentrazione della propria energia e poter scaraventare queste onde d'urto attorno a sé, quindi con pugni telecinetici puoi spostare gli oggetti, quindi il tipico pottergeist che poi a un certo punto nel mondo umano vedi le antine che si aprono e chiudono, caos assoluto, ti cadono, si spaccano vetri, eccetera. Questo è uno dei poteri che ti permette di interagire anche col mondo dei vivi. Quindi la tipica situazione dove cade il vaso e dici, ma cosa, chi è stato? Ecco, sappiamo chi è stato. Esatto. Prima abbiamo detto che, ad esempio, ci sono fantasmi che sanno viaggiare molto bene. Quindi Argos. Argos è il potere che ti permette di viaggiare nella tempesta. La tempesta è una dimensione dove questa tempesta vorticosa continua all'infinito, quindi se tu non sei un esperto viaggiatore, se non conosci Argos, ti perdi. E questo è un piccolo problema, perché ti puoi ritrovare sfortunatamente uno dei tanti livelli degli strati a cipolla della nostra ambientazione. Ti puoi trovare nei mari della perdizione, ma anche nei mari del silenzio, ti puoi trovare in uno dei fiumi della morte, oppure ti puoi trovare direttamente al labirinto. Non si sa, è così. Quindi Argos ti permette, tramite delle ali di Pathos, di viaggiare nella tempesta e di poterti orientare. Di non perderti praticamente. Sì, è come se avessi una bussola interiore, quindi vedi bene degli spazi dove poterti inserire, le byway che sono delle strade effettivamente costruite nella tempesta che collegano una necropoli dall'altra, chi è Argos le conosce molto belle. Molto bene, scusate, sono belle. Poi abbiamo Castigate, proprio dalla parola castigazione, è il modo per abbassare il livello di corruzione dell'ombra. Allora, abbiamo un metodo, quindi i castigatori sono coloro che tramite il loro modo, che potrebbe essere il canto, semplicemente un'omelia o una ninna nanna, ognuno ha il suo modo di castigare, qualcuno potrebbe essere anche il dolore, il pianto, libero scelta. Ma i castigatori, i psicologi di turno dei fantasmi, permettono di abbassare il livello di angoscia e quindi ti ricacciano indietro l'ombra e te la placano. Quindi sono molto importanti nell'ambientazione, perché sono gli unici a poterti abbassare questi pallini. Embody, però, ad esempio, Castigate non agisce oltre al velo, quindi anche qui è inutile. Embody è la manifestazione, quindi la tipica situazione in cui un essere umano vede il tipico fantasma che aleggia nella stanza che poi scompare dopo 3 secondi, quello è Embody, che a vari livelli può portarti a manifestarti prima come una piccola comparsa e poi ritorni in vita per un lasso di tempo dato dal tuo punteggio. Wow. Quindi i tuoi organi riprendono a funzionare e puoi fare danni disastrosi, i nostri giocatori ovviamente già... Immaginate la tipica scena dove ovviamente si ridestano al 100% come esseri umani, possono fare disastri di ogni genere, quindi progenie devastanti che nascono, che non dovrebbero nascere. Flux è un potere molto interessante, perché Flux è la decomposizione o il rafforzamento. Io faccio sempre questo esempio, no? Sì, non so se posso dire la marca, è che questo non me lo ricordo. È la marca di un... c'è una M gialla. Le sue patatine sono... Tu le metti in frigo, dopo un mese sono perfette, sono ancora così, intonse, no? E quindi sempre quella cosa dove... Ma come può essere che le patatine non si decompongano? Sì, è colpa di un fantasma che usa Flux, che le rafforza, e queste non si decompongono. Questo è molto utile. Hai capito come fanno?
ogni M ha il suo fantasma che usa Flux sui panini. Me lo immagino. E questo è molto utile perché Flux permette in verità di alterare le reliquie, che è quello che vi avevo detto prima, e sono le uniche cose che sono fisiche oltre all'ectoplasma, perché ciò che viene forgiato viene chiamato artefatto, quindi dalla parola proprio della forgiatura, che artefatto fatto in maniera manuale, la reliquia è il ricordo di un oggetto. Ad esempio, facciamo un esempio, detto che avete già visto la mia tazza di Elsa. Io sono molto legato alla mia tazza di Elsa, ci bevo ogni sera, è fantastico, è bellissimo. Un giorno mi si rompe. Mettiamo caso che si rompa. Essendo un oggetto che io gli ho dato un'emotività, l'ho legato a un'emotività così forte, che è sua intrinseca, questo oggetto fatto di coccio si spacca, ricompare nella Terra delle Ombre con un potere tutto suo, magari il potere di continuare a traboccare una sostanza che non si esaurirà mai. Questo è un potere tutto suo legato alla reliquia. Questo materiale, simil coccio, riappare dall'altra parte. Non è effettivamente coccio, non è legno, non è pietra, ma lo ricorda molto. È un materiale che è diverso dall'ectoplasma. E chi lo può utilizzare? Coloro che hanno Flux. Quindi esiste un altro modo di lavorare. Ci sono i forgiatori, ma ci sono coloro che possono alterare le reliquie e creare qualcosa che non sia per forza la forgiatura e la distruzione di un fantasma. Infatti quelle due gilde, quelle due fazioni di fantasmi si odiano terribilmente, perché certo, in origine non c'era la forgiatura, quindi loro trasformavano. E invece poi, con l'arrivo di Caronte, hanno detto: no, ascolta, le reliquie sono rarissime, riusciamo a creare un oggetto ogni 10 anni, che duballe, cioè velocizziamoci e forgiamo via tutte queste anime. Intimation, anzi lasciamoli per ultimi, usury è l'energia di poter plasmare le energie pathos e corpus. Come i vampiri utilizzano il sangue, i fantasmi utilizzano il pathos, come abbiamo detto prima, no? Questa emozione con cui si autoricaricano, e quindi col pathos noi riusciamo a utilizzare gli arcanos e a fare le nostre cose. Usury, immaginate quasi una formula di dissennatore, riesce a risucchiare l'energia, quindi il pathos, da un fantasma per prenderlo per sé oppure spostarlo a un altro. Può togliere corpus, immettere corpus, e sono coloro che effettivamente al primo colpo d'occhio riescono a vedere lo stato fisico e energetico di un fantasma. Quindi in una situazione dove siamo in un campo di battaglia, uno che ha usuri, la prima cosa che fa è vedere chi è ferito, chi è a rischio di andare a zero a punti corpus e quindi di finire in un tormento e quindi salvarlo. Sono un po' personaggi che sono molto importanti nelle retrovie, non andranno mai in prima linea, anche se anche in prima linea fanno il loro. Puppetry, uno dei più fantastici, la tipica situazione in cui io sto parlando e a un certo punto inizio a parlare in latino, la possessione. Wow, bellissimo! Dall'esorcista, eccetera, nasce l'idea di puppetry, che poi effettivamente è entrare dentro il corpo di un umano, quindi avere gli spasmi, cioè un movimento che non ho deciso io, perché ho un fantasma dentro di me che, ad esempio, per farsi notare mi fa colpire il mio bicchiere e lo fa cadere. Oddio, non l'ho fatto io. Mettiamo caso in circostanze molto particolari che dice: ma come lo posso usare? Mettiamo caso che tu, come fantasma, sei un'anziana che a un certo punto tuo nipote vuole vendere la casa. Quindi si fa un rogito, un atto di vendita della tua casa a qualcun altro che deciderà di distruggere quella casa. Quella casa è un legame della povera anziana e sa che se viene distrutto lei finisce in tormento e non può comunicare con suo nipote. Cosa fa? Nel momento della firma entra nel corpo del nipote, strappa il foglio, lo distrugge. Questo è un ottimo utilizzo di puppetry, quindi far capire in determinate circostanze, perché non è facile metterlo in un esempio di gioco, perché ogni tanto dicono: vabbè, Outrage, tiro colpi in giro, va bene, ma puppetry
No, c'è il suo modo. È più complicato, ma c'è il suo modo. Pandemonium è l'arte che deriva dai fantasmi. Scusatemi, dagli spettri. È una situazione in cui, tipico film horror, dietro di me le pareti cominciano a grondare sangue. È una... è vero? È un'allucinazione? Sì. Pandemonium è poter ricreare un suono distopico, locuste, sangue... Chimerismo, praticamente, di Ramus. Esatto, tutto ciò è una situazione veramente angosciante, solo per far provare emozioni, no? O terrore, paura, ti faccio scappare. E questa è, discende, in verità è un ramo che è stato preso dagli spettri, è stato risistemato e portato ai fantasmi. Mollet, abbiamo parlato prima di vicissitudine, quindi Mollet è molto simile, quindi plasmare il proprio ectoplasma, cambiare faccia, prendere le sembianze di un altro giocatore, plasmare la propria voce, se si hanno i giusti punti, e quindi fare disastri facendo incolpare qualcun altro, molto semplice, me ne lavo le mani, cacchi tuoi. Lifeweb è il potere che ti permette di connetterti ai tuoi legami. Molto difficile da utilizzare, perché ha i suoi bonus giganteschi Lifeweb, ma è molto difficile per farlo comprendere. Già un potere molto potente, perché per chi è molto, ha molta paura dei propri legami, Lifeweb ti permette di sentirli sempre, quindi sai se qualcuno li ha spostati, se qualcuno li ha toccati, se li hanno distrutti, comprendi tutto di loro e puoi utilizzare i tuoi poteri tramite loro. Quindi se il tuo legame è un essere umano, ti è più facile utilizzare poteri come puppetry o parlare, o possederlo, parlare con la sua voce. Quindi è un alleato di scheda in più tramite Lifeweb. Quindi ci sono dei bonus, però è molto più da studio da scheda che effettivamente portarlo in scena. Tinning, la musica, il canto. Quindi in questo momento io sto parlando, ma io posso proiettare la mia voce da un'altra parte. Quindi momento in cui, oddio, dobbiamo scappare dal labirinto, ci sono degli spettri che ci bloccano la strada, c'è un altro corridoio. Proietto la mia voce in quel corridoio in maniera che gli spettri si sentono attratti da quello e vanno. Oppure nel mondo dei vivi devo entrare in questa porta, ma è nel mondo dei vivi, io non posso. Per farlo devo schiantarmi e perdere punti, punti corpus. Uso Keening, che può oltrepassare il velo. Faccio tipo, dico mamma, dall'altra parte della porta, la donna dice oddio, ho chiuso mia figlia qui dentro, apre la porta, sgusci dentro. Sono quelle quei sistemi che ti permettono di poter lavorare e alterare anche oltre il velo. Gli ultimi due sono i più devastanti. Caronte li ha odiati, tant'è che li ha anche bannati, illegali. Intimation e Mnemosynis. Questi due insieme modificano la scheda di una persona. Se poi hai Lifeweb è finita. Quindi è molto evitato averli tutti e tre, perché in un power player questo distrugge le schede degli altri. Intimation lavora sulle passioni. Comprendo qual è la tua passione. Ai livelli bassi comprendo il tuo desiderio più leggero. Quindi in questo momento tu vuoi conoscere ogni cosa di gioco di Wraith. Va bene, questo è il tuo desiderio momentaneo. Più alzo Intimation, più scopro le tue vere passioni. E quindi io so un elemento della tua scheda e siamo a uno. Lifeweb, vengo a sapere non solo dei miei legami, ma anche i tuoi legami, quindi passioni e legami. E infine Mnemosynis, io ti modifico quello che è la tua testa. Mi ricorda molto Daimonium dei Bali in Vampiri Dark Ages. Che anche loro non vogliono, pretendono, se usano chiaramente Daimonium, di sapere i peccati e le passioni degli altri per usarli poi contro di loro, oppure direttamente maledirli. E ciao poi. Tenete conto che durante il terzo Maestorm, quindi si parla 1500, quindi Rinascimento, quando c'è stata la conquista dell'America, eccetera, cosa è successo nel mondo dei morti? Che Caronte ha quasi rischiato di perdere il trono, perché le legioni, che erano in quel momento libere di poter agire a Stigia, si sono rivoltate contro Caronte per prendere il controllo, e a capo c'era Intimation e Mnemosynis.
tant'è che talmente potenti che hanno spinto i fantasmi ad avere questa passione, ovvero ora tu combatti contro Stygia, e con Mnemosynes gli hanno cancellato le memorie e immesso nuove informazioni, nuove memorie, quindi gli hanno distrutto, quindi capite che a livelli molto alti tu distruggi veramente un personaggio. Certo. Gli modifichi la scheda, quindi da ambientazione sono bannate. Questo non vuol dire che se un fantasma nasce con quei poteri non significa che non possiamo darglieli, però la gerarchia impone di registrarsi innanzitutto, dobbiamo sapere chi li ha, perché se succede qualcosa di strano andiamo a prendere la lista. Allora, chi era il primo? Bellissima sta cosa. E questi sono, poi non vi sto a deviare con tutte le gilde perché sono altri livelli di questi stessi, perché in origine esistevano le gilde, poi sono nati questi poteri. Quindi è un po', certo, è un po' strano. No, vabbè, ma comunque, come avevo detto, non dobbiamo dare una panoramica totale del gioco, perché vogliamo soltanto mettere un po' di la pulce nell'orecchio alle persone e far capire che è un gioco sì poco conosciuto, ma vale la pena di cercarselo, conoscerlo, studiarlo e giocarlo. Quindi abbiamo parlato di come si costruisce un personaggio, le cose che lo contraddistinguono dal personaggio tipico del mondo di Tenebra, abbiamo parlato delle legioni, dei poteri, di Stygia e delle necropoli. E se vuoi parlarci un pochino proprio della società, proprio per farci capire come funziona la società dei morti, e poi io passerei anche ai nemici, ovvero alle cose un po' più, ai cattivoni, diciamo, ai cattivoni con la C e tutte le altre lettere maiuscole. Sì, come in ogni ambientazione del WoD esiste la gerarchia. Qui in Wraith è molto più forte, ma è molto interessante perché a dispetto di tutte le altre narrazioni con le loro cronache da tavolo, Wraith è una bilancia, nel senso, mettiamo caso vampiri. No, proprio un caso. Vampiri... caso. Dissing. A vampiri abbiamo a capo il principe. Vabbè, parliamo degli arconti, eccetera, che se ne frega. Togliamo un attimo quella parte lì. Parliamo di un gioco classico dell'Elysium, o dell'Eliseo. Noi abbiamo il principe. Poi abbiamo il siniscalcolo, la prima arpia, le arpie, e poi abbiamo i non mi viene più il termine. Vabbè, abbiamo tutti, quindi abbiamo la gerarchia del... tantissimi. E sono troppi, e qua invece abbiamo una situazione dove il potere non è accentrato al principe, perché il principe, se dice da domani ce ne andiamo a combattere contro questi, ammazzateli tutti, se deve fa, punto. Invece in Wraith cosa c'è? Quando Caronte è scomparso, cosa è successo? A Stygia è stato il caos, perché Caronte era l'unico capo. Quindi in quel momento la signora del destino ha detto: sapete che c'è? Ciaone, io vado nella mia isola privata di fianco a Stygia, so cacchi tua, arrivederci, ciaone. Quindi se n'è andata con le sue invereggiature. Esatto. Anche loro sanno questa cosa, come i vampiri, che a un certo punto se ne lavano le mani e dicono ciao, e io no, rega, lei, lei, perché gli altri invece figurati. Anche Caronte se n'è andato. Cioè, no, beh, Caronte, scusate, infatti ho evitato prima di dirlo, Caronte ha combattuto il Quinto Maestrum contro la sua stessa ombra, si narra. Ah, ok. Si narra che durante il Quinto Grande Maestorm non si sa se l'Oblivion abbia cacciato fuori dal labirinto questo Neverborn, poi lo spieghiamo dopo chi è, questo spettro gigantesco, oppure sia persino la materializzazione dell'ombra di Caronte, talmente gigante che ha fatto combattere a Stygia, hanno raso a suolo Stygia. Quando Caronte ha capito che qui saremmo andati per le lunghe, perché veramente non si arrivava a un punto e stavano distruggendo Stygia, ha aperto un Nil, quindi un portale sotto i loro piedi, sono cascati dentro, ciaone, non si sa più chi è, se è vivo, se è morto, come al solito, no? Ce ne laviamo le mani su quel punto, però ha fatto qualcosa, non è andata una situazione dove prendo le valigie e me ne vado via, no, ha combattuto e giustamente, dato che stava per distruggere ciò che aveva costruito per secoli, ha detto andiamo a combattere in un altro territorio, ma non si sa quale sia. Quindi è rimasta la signora del destino che ha detto che da ora in poi le dame del destino non interferiranno mai nella politica. Quindi si sono ritirate nella loro isola di fianco a Stygia e vedono quelli che saranno gli eventi futuri.
sempre perché loro sanno che ci sarà l'ultimo grande Maelstrom, quindi loro cercano di capire quando arriverà e cercano di allontanare il tempo più possibile. Invece chi è rimasto lì? Sono 8 legioni, sono rimasti in 7 a governare e ognuno si voleva autoeleggere come futuro Caronte, quindi si sono, ognuno si è portato 7 seggi. E ce ne sono 8, ma quella del destino non siede mai la signora del destino, quindi quel seggio è sempre vacante e dovrà sempre rimanere vuoto. Quindi immaginatevi questo tavolo con 8 sedie, una è sempre vuota. Quindi rimangono in 7 a votare. Ovviamente chi tra le legioni il più pignolo crede di essere successore di Caronte? La legione degli scheletri. Quindi il signore degli scheletri ha detto: io sono il futuro Caronte, mo mi ascoltate. Gli altri hanno detto: sai che ti dico, fa niente, ognuno governa a sé, ognuno decide a sé. Quindi praticamente da centrismo dei poteri di Caronte si è splittato in 7. È vero anche che durante le più grandi decisioni si vota. E qui ritorna ancora una volta il signore dei poveri, il mendicante, che sempre dice: lasciate che gli altri ridano, perché ridono per ultimi, perché il signore mendicante è sempre l'ultimo a votare, perché sono in 7. Quindi quando avviene che sono 3-3 è lui che ride. Ma certo, quindi, è lo spareggio. Eh sì, e quindi noi ci trattate per gli stupidi, ma noi stupidi non siamo, quindi decidiamo noi alla fine, in verità. Quindi cosa succede? Che nelle necropoli, quindi parliamo di una necropoli normale come se fosse Roma, cosa succede? Succede la stessa cosa di Stigia, ovvero che nella cittadella c'è un seggio per ogni Anacreon. L'Anacreon è un giudice, quindi la parola principe coesiste con Anacreon. È un giudice, quindi è colui che viene eletto tramite il seggio a governare la necropoli insieme agli altri. Sono 7 seggi, 8, ma come al solito l'ottavo non viene ricoperto, uno per legione. Quindi ci sono 7 Anacreon. Ovviamente sotto di loro hanno i cancellieri. I cancellieri, ecco non mi veniva il termine, erano i primogeniti. Mettiamo caso che siamo sui primogeniti vampiri. I cancellieri sono eletti dalla legione per la rappresentanza al tavolo dei cancellieri dei voleri della legione. Quindi i cancellieri portano al tavolo la politica della propria legione. Ma la cosa bella è che, a differenza dei vampiri, dove il principe decide e i primogeniti fanno un gioco politico che porta il beneficio del proprio clan, qui è una bilancia. Quindi il potere è diviso 50-50, perché gli Anacreon sono giudici. Quindi, ad esempio, chi può dire se questo fantasma ha sbagliato e finisce alle forge? L'Anacreon, perché è un giudice. È una guida morale, quindi lui consiglia, non ordina, cosa deve essere fatto. Per me è opportuno migliorare la situazione degli schiavi, per me è opportuno lottare contro l'Oblivion, ma chi davvero fa la legge sono i cancellieri. Quindi loro si radunano e stipulano le leggi e gli ordini attivi. Le leggi vengono date agli Anacreon, l'Anacreon dà l'approvazione. Perciò è una bilancia dove ognuno cerca come di sbilanciare questa cosa, perché gli Anacreon leggono una legge e dicono: no, rifatela. E qui si ritorna alla burocrazia infinita. E quindi è una situazione dove c'è una guerra in atto, i cancellieri fanno una legge e l'Anacreon dice: no, rifai, e intanto la guerra va avanti. Rifacciamo, no, rifai, e quindi... Mamma mia, un loop infinito. Tanto volevo, ragazzi, ringraziare Five Dragons Collective che ci sta invadendo con un raid. Grazie ciao, mille, ragazzi, per essere arrivati. Stiamo parlando della società dei Wraith, dei fantasmi nel mondo di Tenebra. Grazie mille ancora. Grazie. Non so se c'è una forma di governo come che hai appena descritto per noi, una cosa simile. Cioè, non so. Che senso? Esiste qualcosa? Cioè, nel mondo normale esiste un qualcosa dove c'è uno che rimpalla con un... Perché stavo pensando alla corona inglese, ma in realtà la regina non c'è.
non ha questo potere. No, possiamo pensare alla destra, al centro e a sinistra, quindi al, l'unico rimbalzo che posso pensare qua può essere con l'effettiva legge in creazione, dove non viene approvata se non hai la maggioranza. Quindi c'è l'obiettivo di una maggioranza. Quello che hanno in Wraith preso moltissimo dal mondo effettivo umano sono i ministri. In Wraith esistono i ministri, ovvero l'economia. Pensate che una necropoli gigantesca è il tavolo dei cancellieri, dovrebbe gestire tutto, quindi edilizia, milizia, ma milizia a parte, economia, società, distribuzione degli schiavi, c'è troppa roba da gestire, perciò viene delegato tramite i ministri. Quindi ad esempio noi a Milano abbiamo il ministro dell'economia, quindi hanno eletto un fantasma come rappresentanza dell'intero dell'interi cancellieri, cioè il ministro dice da domani dovete si paga mezzo obolo al mese, come è nel nostro gioco, ci sono le tasse. Dal giorno dopo c'è quella legge, cioè il ministro bypassa, è come un piccolo bypass per velocizzare tutte le procedure. Anche veloci che esatto. Perciò c'è anche il ministro dell'edilizia, il ministro alla cultura, c'è di tutto. Però c'è una specializzazione per controllare la società, però dall'altra parte non si sono voluti mettere d'accordo su un dato importantissimo, quindi è essere maniaci del controllo, ma non mettersi d'accordo sul fatto che era forse era meglio eleggere un altro Caronte. Cioè, forse... No, all'elezione del Caronte è molto difficile perché la guerra tra le legioni è talmente alta che non ci vuole un unicum, cioè effettivamente potrebbe anche arrivare che i signori delle legioni eleggono un nuovo Caronte, ma come al solito, stessa regola per l'elezione dell'Anacreon, quando muore, viene distrutto un Anacreon oppure va via, quindi il seggio è vacante, l'intero consiglio dei cancellieri a unanime deve eleggere il prossimo Anacreon, quindi ci deve essere l'unanimità, cosa che non c'è mai perché ognuno ha portato. Quindi è impossibile formare un nuovo Caronte. Sì. Mentre facendola semplice, visto anche il tempo, sui nemici, oltre agli spettri abbiamo altre due fazioni, ma che poi ce ne sono veramente tantissime, oltre a tutte le creature del mondo di Tenebra che sono sempre viste come nemici principali delle... Giovanni, da quello che ho capito... Sì, beh, Giovanni sono la prima linea, ci vuole una cronaca a sé. Ma abbiamo pensato, e sarà penso una one shot, questo è uno spoiler che diamo ai nostri giocatori, sarà una one shot che manderemo più avanti, perché è sempre bello trattare Wraith e Giovanni, è molto interessante. Spoiler però... qui solo su Carbonara. Io sono uno spoilerone, su ste cose vedo un telefilm, sono spoileroni, no? Un disastro. Tenete conto che abbiamo tutto ciò che non è gerarchia è considerato un nemico della gerarchia, quindi un nemico, quindi un fantasma che non accetta di sottostare alle leggi di Caronte è un rinnegato, quindi è qualcosa che non rispetta le leggi, ma questo non significa che magari sbaglia, perché le leggi di Caronte permettono la schiavitù, permettono cose anche orribili, magari loro non rispecchiano a questo, oppure ci sono i rinnegati che vengono chiamati tali perché, mettiamo caso, la nostra cronaca, Roma arriva, ma a Milano esistono già dei fantasmi. Roma conquista Milano, li trucida e prende Milano. Quindi non solo la gerarchia è un usurpatore del territorio, ma chiama rinnegato colui che abitava prima quel territorio. Quindi nuovamente torniamo alla storia, quindi come la conquista dell'America, come una situazione... Siamo sempre lì, Wraith è molto storia, e gli errori continuano a tornare, proprio perché sono umani. E questo è il segreto, che sono estremamente umani. E poi abbiamo, oltre agli spettri, un'ultima fazione, che sono sempre fantasmi, che sono gli eretici. E qui, ultima parola d'ordine, la trascendenza. Ouch. Eccoci qua. La trascendenza. Allora, tenete conto che la trascendenza, la domanda che mi facevi l'altra volta quando ci siamo conosciuti prima, ma è che esiste una religione, così ci ho pensato,
Ci ho pensato a lungo in questi giorni, pensando, ma esiste una forma di religione? Allora, da manuale non c'è detto qual è la religione di Filone unico, proprio perché essendo un gioco legato alla storia così longevo e lungo, l'asso umano effettivo che poi muore e porta dall'altra parte le conoscenze, è difficile dire se l'unica religione è il cristianesimo o l'ateismo, il politeismo o qualsiasi altra cosa. C'è tutto. Cosa torna tutto? Torna a quella che è la trascendenza. La trascendenza è il concetto di un fantasma di pensare che deve trascendere, deve ascendere in un altro luogo. Mettiamo caso, proprio da manuale, gli eretici più classici, quelli cristiani. Esistevano nel terzo grande maestro, sempre a cavallo, quindi Rinascimento, eccetera, con Caronte, che ancora era presente, esistevano degli eretici che ancora non erano chiamati tali, questo è un termine punitivo, chiamati i pescatori, che prendono il filone dal quello classico del cristianesimo, dei classici pescatori di vita, quindi tutto quello filone cristiano dove il termine proprio pescatore di vita è stato ritrasposto come coloro che pescano le anime e le portano da un'altra parte, no? Quindi un'altra forma di traghettamento. Cosa succede? Loro, essendo cristiani, muoiono. A un certo punto dicono, oddio, ma questo non è il paradiso. Cioè, io ho vissuto 70 anni della mia vita sapendo che ho fatto tutto quello che dovevo fare per arrivare nel paradiso. Questo non è il paradiso. Quindi loro credono fortemente che da un'altra parte dell'underworld ci sia il loro paradiso. Quindi credono nella forma della trascendenza. Cosa succede? Che loro cominciano a professare questa religione e quindi iniziano a prendere anime su anime su anime. Anche Caronte, che credeva in un'altra formula comunque di paradiso, un pochino più greca ovviamente, ha creduto a questa cosa. Perciò torniamo che non esiste una religione. Esiste il fatto che forse c'è un altro luogo dove veramente bisogna stare. Questo forse è un purgatorio, una situazione di stallo. E quindi Caronte stesso ha detto, ok, andate a trovare le porte che danno alla trascendenza. E loro hanno raccolto tutte queste anime e hanno navigato oltre il mare della tranquillità, nella speranza, oltre a Stige, di trovare le porte della trascendenza. Che succede? Che Caronte poi viene a scoprire che in verità questa è tutta una bufala ed era un modo per accumulare anime, forgiarle e fare quello che volevano. Ecco, cosa fa Caronte? Eretico, quindi. Ah, ok. Quindi li classifica bollati come eretici, quindi ogni professione religiosa al di fuori delle leggi stigiane, dove non vi è una religione ma vi è solamente un modo rigoroso di vivere, viene etichettato come eretico, quindi non lo puoi professare attivamente nei luoghi dove vi è una necropoli, dove vi è la gerarchia. Non si può più andare a cercare, quindi. Non puoi fare proselite, semplicemente. Quindi io, se appartengo al filone della trascendenza cattolica, non posso andare a narrare che esiste un altro luogo, oppure se io credo nella reincarnazione, non posso andare nella cittadella a raccontare che so come potersi reincarnare per tornare in vita. Il filone unico è sempre questo, esiste un altro luogo, ma Caronte si è distaccato. Quindi da questa idea, cioè basta, non esiste, esiste solo la lotta contro l'oblivion, la lotta contro il vuoto, basta queste stupidate. E quindi. Eppur mettendo il fatto che lui adesso non c'è più, no? Queste leggi comunque sono rimaste e vengono comunque rispettate. Assolutamente, giusto? Sì, assolutamente. Okay. Certo. Quindi è proprio un tabù, non si può fare. Però questo. È un po' come ti dicevo quando ci siamo parlati la prima volta, è un po' come Golconda, che è una chimera, si dice che la puoi raggiungere, eccetera. Solo che in vampiri, se si parla di Golconda, è una leggenda, eccetera, ma se uno dice, ah, io sto seguendo Golconda, ok, ciao.
e me ne vado. Invece qua proprio si tratta di una cosa che è stata precisamente negata, vietata, bandita. Ah, questo non vuol dire che magari non esiste la trascendenza. Molti narrano di averla... È l'atteggiamento nei confronti, non certo. Il fatto che ci sia o non ci sia, perché anche in Changeling c'è la possibilità di bilanciare perfettamente l'umano e la fata, diventare immortali. Però se vai a vedere da manuale ci sono due nomi canon e poi il resto... Eh sì, proprio perché la trascendenza... Pensate a questo, sempre pensate a essere umani, quindi giochi questo, questo gioco da tavolo, questo live, pensando di essere un essere umano, cioè tu vivi fermamente nella credenza della tua religione, adesso generalizziamo, non per forza che è il cristianesimo, qualsiasi forma di credenza alla quale tu credi, nella Terra delle Ombre non esiste. Quindi questa è una forma anche per portarti a essere un'anima debole, quindi a farti crollare nell'ombra. Quindi alla fine i pescatori che hanno raccolto tutti i cristiani, nell'esempio dei pescatori, hanno raccolto tutte queste anime deboli che vedendosi non nel loro paradiso raccontato con tutte queste messe, ogni formula comunque con la loro... tutta la loro vita in funzione di... Esatto, quindi, cioè tu potresti anche per cosa impazzire. Ho vissuto, esatto, cioè, esatto, io impazzirei. Perciò loro dicono, guarda, io non te fo impazzire, ti dico che esiste, vieni con noi, ma poi si è scoperto che era tutto uno specchio per le allodole, e quindi Caronte chiede la decima, quindi fa tagliare la decima parte di ogni anima dei pescatori, e, come punizione, e vengono bollati come eretici, quindi... È un'altra formula di nemico alla quale, però ci sono veramente mille forme degli eretici, ci sono quelli chiamati la seconda nascita qui a Milano, che loro seguono il filone della reincarnazione di Gesù Cristo, quindi loro dicono se Cristo è riuscito a risuscitare dalla terra dei morti, allora è quello il nostro vero scopo come trascendenza, quindi noi facciamo questo passaggio per conoscere il metodo per ritornare di nuovo nelle skinlands, nella terra dei vivi, e questa è una follia perché loro cercano... Follia pura! Sì, quindi è anche quello eretico, certo. Quindi, arrivati alla conclusione, diciamo, dei nemici, diciamo, base, parliamo finalmente di come questi fantasmi si relazionano alle altre creature del mondo di Tenebra. Ti preannuncio, Ru, che ci sono diverse domande da Baracco, che è il ragazzo che ha portato Werewolf, perché lui è curiosissimo su Wraith. Vabbè. E visto che è qui e che ci ha ascoltato e che sta sbroccando, facendo un sacco di domande, cominciamo dai licantropi. Cominciamo da loro, invece dai vampiri. Facciamo rosicare ancora un po' Sara. Vai, vai. Lasciamo vampiri in fondo perché c'è il vero spoilerone, in verità, su vampiri. Ok. Ma in verità tocca un po' tutti lo spoilerone finale. Così diamo anche questo colpo di scena finale. Sono tutti fantasmi in realtà. No. Bellissimo. Allora, nell'immaginario collettivo, se dobbiamo costruire il vero WOD, tutto torna, tutto il mondo dell'umbra, la dimensione del sogno, tutto sfocia e tocca quello che è la Terra delle Ombre. Qualsiasi creatura sovrannaturale può raggiungere la Terra delle Ombre a causa proprio del fatto che voi immaginatevi una struttura piramidale discensionale, ci sono le tante dimensioni, tutto discende con gli ultimi livelli degli strati di Wraith, dove il più in fondo è l'Oblivion. L'Oblivion è proprio la forza centripeta che prende tutto, quindi anche quando il sogno, tutto ciò che è nel sogno finisce nella dimenticanza, che viene distrutto, che scompare, viene risucchiato, viene tutto portato giù, scompare, perché pensando a questa struttura l'Oblivion è la bocca che proprio prende tutto, e studiando questa funzione, comunque non è mai stato scritto effettivamente, però tra i vari manuali si legge sempre un minimo comune denominatore, e ad esempio in Werewolf l'Umbra sfocia in uno dei vari livelli strati, uno della tempesta e uno in verità del mondo delle ombre. Qual è il punto? È che nessuna creatura di tenebra
può effettivamente stare a lungo nelle Shadowland. Innanzitutto perché potrebbe essere catturato e distrutto in pochissimo, perché è qualcosa al di fuori del suo spazio. Gli umani, per intenderci, diventano pazzi, un pochino come quando finiscono nell'umbra e finiscono nel sogno. Comunque la follia degenera perché sono in un territorio molto alieno per loro. La creatura di tenebra invece può rimanere, cioè può vivere effettivamente. I Giovanni vivono alcune volte, oltrepassano il velo e si celano. I licantropi invece possono effettivamente vivere nelle Shadowland, ma c'è un grandissimo problema, che tutto quello è corruzione. Quindi un licantropo impazzirebbe nella Terra delle Ombre, perché è tutto legato alla sua Wyrm, quindi è tutto corruzione. Non esiste il Wild, c'è una situazione della struttura trittica dove alla fine, dato che è sempre l'Oblivion il motore di tutta la nostra dimensione di Wraith, tutto torna all'Oblivion e tutto è corruzione. Quindi non è che effettivamente vede il tocco del Wyrm, ma comunque percepisce tantissima corruzione, tantissima vita. È in una dimensione di entropia pura, quindi cioè, ci sta che ci sia questa violenta corruzione. Sì, che poi è molto più simile a quella che è effettivamente la stessa corruzione del Wyrm, nel senso che non è, mentre Wyrm nel ciclo di nascita, trasformazione e distruzione, inizialmente era concepita come una giusta distruzione per poi permettere di rinascere, qui no, quindi figurati, è ancora peggio, perché qui è l'annullamento, ed è, sei sicuro che un giorno arriveremo all'annullamento? Perché in tutte le narrazioni siamo già, cioè in tutto il WOD è urlato in 3000 modi che arriverà la Genna, la fine del mondo, la distruzione, questo com'è? Brup, tutto finisce dentro e la bocca un giorno si chiuderà. Come un po' un grande sciacquone, sta tutto finendo dentro lì, cioè brutto da dire, sì, però mi viene in mente questa immagine che però. Sì, no, però mi viene in mente quello, un vortice, sì. Bisogna capire chi tira la leva, speriamo, cioè, bisogna capire chi tira la leva. Quindi sì, per i Changeling c'è una grandissima guerra, perché... Ah, ecco, uno dei poteri di Wraith che mi sono dimenticato è proprio legato ai Changeling, cioè poter vedere i sogni, alterare i sogni. Per i Changeling è una distruzione. Un Wraith può entrare con Phantasm nei sogni degli umani, è potentissimo perché racimoli informazioni. Mettiamo caso in una situazione in cui io devo scoprire il codice numerico di una cassaforte, no? Entro nella testa del banchiere, mi trasformo perché vivo il sogno insieme a lui, e quindi posso prendere come un regista, posso far entrare in scena e fargli uscire comparse che decido io. Quindi l'andamento del sogno lo decide il fantasma. Quindi può portare, ad esempio, questa un suo collega a dire: ho bisogno di quel documento che è in cassaforte. Quindi inconsciamente l'umano andrà alla cassaforte, digiterà e lui vede. E quindi è una fonte di ispirazione. Come può annullare il sogno? Quindi l'alienazione, l'annullamento dei sogni causa al changeling la perdita di nutrimento. E quindi per i changeling è estremamente brutta questa situazione. In diverso modo i vampiri, solamente Giovanni si sono permessi di oltrepassare quel limite effettivo, proprio perché Giovanni hanno compreso il gioco dei legami, il gioco delle ancore, il gioco degli oggetti che possono vincolare e comandare i fantasmi, anche se poi nel manuale c'è l'errore che, essendo stato scritto comunque prima, vi è la parola Spectre, yeah, che tradotto poi diventa spettro e non fantasma, e quindi Wraith, arrivando dopo, genera quel problema proprio: ma scusa, è spettri o fantasmi? No, perché sì, lo spettro non ha coscienza, cioè se un Giovanni ha ancora uno spettro, a parte che non avrà più legami, a meno che sia un doppelganger, perché il doppelganger, ancora abbiamo detto che vive ancora quel dualismo,
lo spettro non più, quindi non ha, essendo collegato l'Oblivion, anche se Giovanni gli dice fai quello che ti dico io, questo ti sgozza, ti ammazza e ti fa tutto quello che vuoi, perché è l'Oblivion il suo unico padrone. Quindi certo, la parola deve essere corretta a fantasma, a Wraith, per, in maniera, perché Wraith ha ancora una psiche, una coscienza per fare controvoglia quello che dovrebbe fare, che è quello che interessa ai Giovanni, assolutamente, cioè, in realtà assolutamente sì. E quindi questo spoilerone sui vampiri. Allora, dici. Che poi passiamo alle domande. Molti si chiedono chi è questa Lady of Fate, la signora del destino. E, allora, leggendo un pochino, non è scritto sicuro, ma credo al 99% che si tratti di Lilith. Cosa? Ma dici? No, vabbè. Boom. Ma come sì, perché... è possibilissimo, perché praticamente Lilith è stata generata come Adamo, a suo pari. Non si è voluta sottomettere, quindi una potenza di donna, già lì abbiamo già un primo filone. Questa non sottomissione, questa non desiderio di finire alle leggi e alle decisioni degli altri. Quindi già Lilith si è opposta al volere di Adamo di sottomissione. Quindi si allontana e finisce nei vari paradisi, no? E a quel punto impara ovviamente da Lucifer tutti i poteri, che essendo, lei non è umana comunque, è una creatura comunque aliena, riesce a imparare tutti i poteri. Quando torna sulla terra conosce Caino e verrà tradita da Caino. A quel punto la si voglia. Narra insomma, esagerato sì. vada pure. A quel punto Lilith si narra che semplicemente scompare, e da tutti i manuali scompare effettivamente, tranne se si legge Mage, la discendenza del filone dei Wicca. Loro credono fermamente che Lilith, loro parlano di Lilith, perciò il collegamento è pensare a Lilith, alla signora del destino. Dicono che Lilith è una potentissima veggente, una delle veggenti più potenti, e in uno dei loro filoni la vogliono cercare perché è l'unica che conoscerà i vari eventi futuri. Questo cosa succede? Che ma loro non la trovano in nessuna dimensione. Lilith scompare dopo essere stata tradita, e compare dal nulla una signora del destino che dice che arriverà Caronte, che dice che prenderà, che Caronte troverà Nudril e fonderà Figlia. Attenzione, questi sono complotti di giocatori di Wraith. Io adoro queste cose, stupendo. Questa me la segno, me la gioco sempre nella lotto di Mondo di Tenebra. Per la serie, le analogie di Luca è un po' come si chiama? Anna Montana. Luca. Lilith è l'Anna Montana del Mondo di Tenebra, che a un certo punto, da essere la ragazzina sfigata, Ma attenzione alla frase che diceva Lilith quando è stata tradita. Lei si è estraneata dal mondo, non aveva più voglia di essere legata alla dimensione terrena. Nel libro di Nod c'è scritto proprio una cosa del genere, esatto. Se non ricordo male. Lei si è voluta scomparire, cioè non dice che è morta, non dice che nessuno l'ha uccisa, è voluta scomparire. E Lilith è una delle poche che attraversa le dimensioni, quindi non ho minimamente dubbio che sia potuta giungere, dato che poi ha insegnato le varie discipline anche a Caino, figurati se non aveva la capacità di oltrepassare il velo e di giungere in un luogo dove neanche Caino o i suoi successori, tranne poi il filone Giovanni, potrebbero trovarla. E comunque Wraith viene considerato proprio un gioco quasi a sé, cioè sono proprio la narrazione che si stacca da tutto, perché se io non voglio che si oltrepassi il velo, non permetto la contaminazione.
proprio perché Vrait, vivendo oltre il velo, tu quasi ti estranei. Quindi figurati, lei non solo ha oltrepassato il velo, non solo perché poi si narra che Lilith è andata nel sogno profondo, ha attraversato l'umbra, lei ha viaggiato in tutte le dimensioni, e se l'umbra e il sogno da manuale di Vrait collidono e si toccano nella dimensione delle Shadowland, lei ci è arrivata a Vrait. Quindi lei ha viaggiato anche tutto il mare della tranquillità ed è arrivata a Stygia. Quindi magari vive lì sotto mentite spoglie. Ma nessuno ha visto il volto. Si narra di questa. E la allora? No, è una descrizione stupenda, tra l'altro, una delle più angoscianti e ma belle. Anche le come dire, i suoi seguaci, penso, cioè nessuno. Le dame di nessuno sa. Nessuno sa. Neanche loro. Si dice che lei sia proprio potentissima. Lei è tra i tre è al di sopra di Caronte, cioè è stata lei a dire cosa avverrà. Quindi non ho dubbi che possa essere Lilith, proprio perché è l'unica donna così potente. Poi, proprio perché viene specificata che Lilith è una grandissima veggente, cacchio, la signora del destino, è una delle più potenti veggenti e che ha plasmato, attenzione, quindi torniamo ancora un altro filone, cioè Lilith ha insegnato le discipline, la signora del destino ha plasmato la legione degli oracoli, quindi Oracle, quindi il potere di poter vedere e cambiare il destino, quindi il gatta ci cova. Eccolo. C'è qualcosa sotto. E io poi amo la figura di Lilith, perché il percorso di Lilith poi era il percorso del dolore, quindi dalla sofferenza, e Vrait è dolore, sofferenza, perché tramite il dolore si ha le visioni, si ha la più grande passione, la più grande emozione, proprio il dolore emotivo. Figurati se lei non può generare una potenza di dolore dopo tutto quello che ha vissuto, così potente, sicuramente la signora del destino o è una discendente di Lilith, alla quale è stata insegnata, oppure è proprio lei stessa, perché non c'è motivo, perché lei c'era persino prima di Caronte, quindi i tempi, se tu li colleghi, e anche guardate come sono composti i manuali, caso risolto. Case solved. Allora, dopo questo super spoilerone, io direi di passare velocemente un po' alle domande, poi cerchiamo di chiudere perché si è fatta una certa. È vero che abbiamo fatto tardi per colpa del mio computer, però facciamo ammenda e cerchiamo di chiudere. Allora, una domanda prima mi sembra di Shinfanel, è che cosa sanno i Wraith della cosmologia e Umbra, sogno, eccetera? Ed è una domanda che ha fatto anche Baracco. Le unisco e dico, ma i Wraith possono andare nell'Umbra, nel Dreaming, eccetera? Come ho detto prima, sì. Il problema è che i Wraith non conoscono, nel senso che tendenzialmente, come ogni manuale che viene scritto dalla White Wolf, è molto concentrato su quel mondo, quindi francamente c'è così tanto da narrare in quella dimensione, che sia werewolf, changeling, vampiri, che prima di poter, vi vedo flickerare, sono ancora sì, con sì, me, sì. Ok, sì, sì, la mia linea, quindi in verità può essere che un Wraith potrebbe conoscere quelle informazioni, tenendo conto che dopotutto la dimensione delle Shadowland coesiste col mondo dei vivi. Un fantasma può tranquillamente vedere un werewolf, potrebbe sentire quello che dice, potrebbe comprenderlo? No. Potrebbe farsi vedere? Se hai embody, sì. Quindi se hai solo poteri, se hai embody. Embody, meaning, solo se hai poteri legati, sì. Ma rendiamoci conto che la White Wolf ha proprio costruito questa struttura dove ogni creatura di tenebra ammazza l'altra. Cioè è molto difficile che ci sia una coesione tra le creature. Nessuno werewolf andrebbe a raccontare i segreti
del viaggio dell'Umbra a un Wraith che hai incontrato l'altro ieri. È vero che in verità in ogni narrazione ci hai infestato e quindi hai sempre una situazione in cui c'è il fantasma che ti segue, quindi conosce, vede e apprende come te, però è una casistica molto generica. Cioè, possiamo pensare, facciamo così per farla semplice, se pensiamo al WoD in generale è ovvio che tutti conoscono tutto. Quindi un fantasma può comprendere che esiste la dimensione del sogno, che potrebbe, non so se potrebbe accederci, questo lo sanno solo i grandi viaggiatori, quindi mettiamo caso che tu crei un personaggio neofita, non ne sai assolutamente nulla. Se crei un personaggio che poi, anno dopo anno, coltivi un grande viaggiatore con Argos, viaggi in tutte le terre delle Shadowland, potrebbe, oltre la tempesta, a un certo punto capitare nel sogno e dire: oddio, in che luogo sono? Vado ed esploro. Quindi potrebbe essere, ma è molto raro, e tendenzialmente una cronaca si concentra sul proprio mondo prima di andare a toccare e a rompere le scatole alle altre dimensioni. Sono d'accordo. Certo. E poi avevamo una domanda sempre di Baracco sui Silent Strider, ovvero nel manuale dei Silent Strider non sembra che si relazionino da nemici o da persone che si evitano, perché pare un loro imperativo morale quello di aiutare i fantasmi. Sono sempre fazioni a sé stanti, nel senso che non è che noi prendiamo tutto, ad esempio ci sono molte fazioni che vivono la loro vita affiancati a quella della gerarchia. Ad esempio, una delle fazioni che noi possiamo anche avere sono cacciatori di spettri, Doomslayer, che loro hanno un solo scopo, la distruzione degli spettri, ma non gli interessa l'andamento anche della gerarchia. Cioè, ci sono tanti piccoli nuclei e poi, anche a differenza di tanti manuali, si va sempre di più a estrapolare. Perciò dicevo che Wraith è molto complesso, perché su ogni cosa è sempre il triplice strato. Quindi in questo caso sì, sono un gruppo a sé stante, loro lavorano sempre, hanno una loro morale, ma potrebbero essere etichettati sempre nella solita parte di non eretici, ma di rinnegati. Quindi anche lì un'altra cosa che sempre va in collisione è mietitura, razziatura. Mietitori sono coloro che lavorano per la gerarchia e cercano anime, i razziatori sono un campo a sé, cioè io razzio le anime, quindi possono farlo sempre per le leggi di Caronte, perché dice che di non far finire nessun'anima all'Oblivion, ma loro, a differenza della gerarchia, immettono le anime nella necropoli, i razziatori li fanno schiavi e li vendono. Quindi ognuno ha la propria morale, eh? Ognuno ha la propria morale. Capito. Vediamo, poi sempre Baracco chiedeva se con dimensioni intendi i reami del sogno, dell'Umbra, scusa. Quando prima parlavi di Lilith che passava tra le dimensioni, intendevi i reami dell'Umbra? Sì, ma non solo i reami dell'Umbra, cioè lei narra che è passata veramente tra tutte le dimensioni, definisco dimensioni, ma sono effettivamente o reami o paradisi o... proprio sono in verità dimensioni effettive, cioè ogni ambient ha la sua dimensione, che poi in verità nella struttura quindi piramidale sono tutti collegati come una grossa tela. Quindi possiamo dire che lei ha la capacità di poter passare tra un reame all'altro, sicuramente sia dell'Umbra, perché proprio citato che Lilith scende fino a scoprire i fondamenti delle dimensioni dell'Umbra, dei vari reami, che poi scende nel sogno profondo con questa continua ricerca di qualcosa. Questo ancora non ho capito. Lilith è sempre... Questo non va bene, dai, attenzione. Domani vado a cercarmi tutto quello che trovo in tutti i manuali di Lilith e te lo scrivo. Facciamo adesso le indagini. Vi terremo aggiornati. Va bene, può essere. Però sì, cioè già adesso non so come lei lo passi da questa dimensione, da questo reame all'altro. Perché adesso poi non sono super esperto nelle altre cronache, quando viene citato che passa proprio dal paradiso dell'Eden all'altro fino a raggiungere l'effettivo dove c'è
dove c'era Lucifer. In quel caso non so come faccia, sicuramente gli esperti di Demon potranno anche dirmelo, però vi è descritto che lei passa da un luogo all'altro, e dato che tra una, un mondo e l'altro effettivamente è vero che c'è la terra in comune, perché poi discende dalla terra e poi si splitta e le parte tra i vari viaggi, però in Wraith ho proprio ritrovato questo fattore che la Shadowland colleghi tutto, quindi non so se poi lei passi da una dimensione all'altra, da un reame all'altro, dal Dreaming all'Umbra tramite le Shadowland, oppure abbia un potere suo specifico, questo non, non lo so, anche per una figura un troppo... Allora, date lo spritz a Sara e un sambuca a me. allora, poi sempre Baracco. Baracco super cool. Player Baracco. Layer, sono arrivati i player layer. Ciao ragazzi. Noi siamo ancora qui perché purtroppo il mio computer ha deciso che avremmo iniziato con mezz'ora di ritardo. Grazie per il raid. Il raid, non il raid. Vabbè, raga. Il raid, non raid. Ok. Allora, Baracco chiede, i Wraith sono umani morti, possono essere anche kinfolk, ghoul, maghi, fate... Eccola lì, un'altra mezz'ora aggiunta. Allora, la risposta più, più concisa e che riesci a trovare. Avvicino il microfono per parlare meglio ai miei giocatori. E a coloro che ci stanno ascoltando. Se giocate in una cronaca, costruite un personaggio di quella cronaca. Grazie. Allora. Boom! Sono d'accordissimo. Allora. No, però, in potenza, sì. Allora. Dai. Sto generale. Allora, è molto raro che... Allora, un ghoul, un keening e un killfolk potrebbero diventare Wraith perché non hanno completato il loro ciclo. Quindi potrebbero conoscere informazioni dei loro mondi, quindi mondo di Change, quindi Werewolf, eccetera, e potrebbero apportare quelle informazioni aggiuntive, per ritornare un po' alla domanda di prima, ma i Wraith conoscono quello che esistono degli altri. Però un vampiro, un changeling, un werewolf è molto difficile che una volta che muoia... Però è successo. È successo? I vampiri. Allora, no, è sempre colpa dei vampiri, perché se tu guardi anche i changeling hanno un filone in comune con i vampiri. Cioè abbiamo un Chiacid, ci abbiamo noi, ci riteniamo belli stretti. Ma quindi questa Giovanni che è diventata Wraith, diciamo qualcosina e poi ce ne andiamo anche a letto, però sono curiosa un attimo. Sì, perché poi qua la gente comincia a cadere. Può essere che, allora, vampiro è già dal fatto del manuale che in verità è una condizione di non morte che dopo la distruzione del vampiro diventa cenere, quindi non lo so, bisognerebbe adesso scoprire come Giovanni l'hanno fatta fuori. Il problema è che non hanno detto niente di questa cosa, hanno soltanto scritto che è successa una cosa del genere. Io avevo letto anche nel Crumbook dei Cappadocia che i Cappadocia avevano capito come farlo e che Giovanni, come sempre, hanno rubato tutto quello che i Cappadocia hanno scritto, perché poi tra cugini, sai com'è, vediamo chi vince, insomma, facciamo quello che facciamo. E che quindi alla fine i Giovanni hanno rubato quello che hanno rubato, ma nessuno ha scritto come sono riusciti a farlo. E se proprio dobbiamo dirla tutta, conoscendo come sono i vampiri e come sono fatti, probabilmente non è neanche vero. Se la sono proprio inventati da nulla, cioè mi sembra assurda come cosa, in vampiri può succedere di tutto, però... Lì è il metodo, cioè se un vampiro viene bruciato al sole, cioè lì è proprio cenere, cioè è la... Tra l'altro un vampiro, adesso non mi viene esattamente il termine che utilizzano, ma quando viene distrutto non si parla neanche di morte, si parla proprio di fine ultima, una cosa del genere, cioè è proprio... La morte ultima. La morte ultima, cioè non passi neanche, non finisce neanche la bocca dell'Oblivion, cioè punto, hai finito.
Quindi anche lì, perché poi si pensa che nasce anche l'altra idea, cioè un umano diventa Wraith perché ha un'anima, quindi un vampiro non può perché non ce l'ha, è in questa situazione di stasi, non si sa, ma il fatto è, si parla sulla corruzione del sangue o alla modifica effettiva, cioè anche per i changeling, anche per i werewolf, è comunque una mutazione. La mutazione allontana l'umano dallo stadio di umano e quindi effettivamente non può diventare un Wraith. Cioè più tu modifichi l'essenza semplice dell'umano, più è più facile che un Hunter diventi, sì, un Wraith che un'altra creatura. Molto molto bene, ragazzi, ci sarebbero migliaia di domande e anch'io avrei delle domande, ma comunque diciamo che Ru è entrato a far parte del Discord Carbonara, quindi se avete delle domande lo potete beccare lì, e potete stalkerarlo. Quindi io cercherei di chiudere questa live con esattamente i 20 minuti di ritardo che abbiamo avuto e ringrazio la chat che è stata presente e ringrazio ovviamente Five Dragons Collective e i Player Layer che ci hanno raidato e ringrazio Sara, ma ovviamente ringrazio Ru che è venuto a parlarci e ci ha affascinato con queste cose, con questi spoiler, con questi colpi di scena. E vai, fai pure il tuo saluto. Grazie a voi per avermi invitato, è sempre piacevole comunque parlare delle nostre passioni e speriamo di rincontrarci ancora, ma come associazione Eterna Nox siamo sempre noi sempre disponibili a fare serate del genere, a discutere su quello che ci piace e quello che ci affascina, alla fine è il nostro secondo lavoro. Esatto, la passione. E ovviamente quando poi questo video sarà su YouTube ci saranno tutti i link a Eterna Nox, così potrete andare a curiosare e organizzare eventualmente un live con loro. Tra l'altro nel video che Luca poi metterà su YouTube ci sarà una sorpresina, quindi guardatelo. Sì, sì, perché... guardatelo, ci sarà un'esclusiva probabilmente, quindi tornate a recuperarvelo. E boh, salutiamo che c'è Emi che sta aspettando di chiudere e poi andiamo ciao a letto. Tutti, ragazzi, andare a letto. Ciao, ma grazie a te, scherzi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.